Ah, ok, devo scegliere. Ah, vabbè, queste saranno le skin. Queste sono le skin. Questo è il Chocobo. Queste sono le skin che si potevano prendere tramite la Deluxe. Che c'era appunto la skin di Final Fantasy VII, a tema Final Fantasy VII, a tema di tutto quant'altro, quindi. Oddio, che skin ti do? No, questa non mi piace. Vabbè, sì. Guarda come sei cambiata, Max. Sei un po' più adulta adesso, giusto? Va bene. Let's go. Natura morta. Vediamo se anche qui le musiche ci daranno delle vibes come nel primo. Oddio, sta introduzione così mi ricorda tanto Death Stranding. I know you were a criminal mastermind, Miss Caulfield. There's a lot you don't know about me. Ecco, lei è la sua amica. Is nothing easy? How do we get around that? I'm not despairing yet. Oh, let me take a look. Si comincia. Ok, si comincia. Allora, intanto vediamo se il mouse. Oddio, forse lo potrei rallentare un po' il mouse. Purtroppo devo. Ecco, sensibilità della telecamera. La mettiamo così un po' più bassa. Vediamo se è così. Ok, così già è un po' meglio. I hope whoever Neb is, they don't mind that I'm in their pub. And if they do mind. I hope I can take them. Ci sono le classiche interazioni dove possiamo andare a vedere gli indizi, le robe. I'm not about to leave before I've gotten a few good photos of this joint. La passione per le fotografie è rimasta. La passione per le fotografie è sempre che accompagna Max. E vi ricordate nel primo Life is Strange, lei era appunto studiava fotografia, letteralmente. Sì, anche il primo Life is Strange non era in italiano. Easy peasy. È sottotitolato, sure sì, ma this? Doppiato no. Positive. Oddio, c'era un topo là dentro. Wait for it. Go! Il primo, ragazzi, per me rimarrà sempre il migliore. Cioè, veramente vorrei tanto dimenticarlo per rigiocarlo. Ah, posso scegliere. È assolutamente l'inferno, è incredibile. Ah, però questa è una delle scelte che... Vabbè. I think this is the part where we abandon all hope. Ugh. All hope of not contracting tetanus, maybe. I had a friend in undergrad who was obsessed with this building. She never broke in, though. She clearly wasn't as crazy as you. Urban exploration is kind of my thing.
I can't see a busted old place and simply not go into it. What is it about empty spaces? Well, I don't know. An abandoned building has the potential to be anything. Just by going inside, I make it into something new. Hell yeah, let's hit the bar. Not a bad shot. Oh, let me just... Don't! What? I don't usually rearrange the space if I can help it. I want it to look exactly like it would without human interference. Got it. Hands off. Is there anything that I should be doing? No, preparami un drink, no. Sì, carina. Just sit still and look pretty. The job I was born for. Scatta delle fotografie del mondo che ti circonda. Tieni premuto per restringere l'inquadratura, premi per allargare l'inquadratura, sposta l'inquadratura. Ok, facciamola così, primo piano sulle bottiglie. Oh. So what are we looking for exactly? Besides photographing random detritus. Most of the shoots I do, I find a focus. Something to hang the rest of the series on. I'll know it when I see it. Something lonely. The loneliest thing you can find. Gotcha, boss. Tra l'altro le animazioni belle che sono state fatte, che sono state fatte come Dio comanda. Ah, yes, Abraxas. Those guys really get around. Check this out. Cosa? Ci saranno anche qua ovviamente i collezionabili, immagino. Pre-wine hasn't worked in years. But still. Old habits die hard. Se premo il tasto destro del mouse mi fa che non usa i suoi poteri da anni. Come on, Max. Gotta focus on the here and now. Coraggio, Max, concentrati sul presente, perché appunto il suo potere era riavvolgere il tempo. Una sorta di Prince of Persia. I'd like to meet the artist, especially if this is a self-portrait. Posso parlare con lei? I'm glad Sophie's having fun. Hate to bring an unappreciative audience to a trespassing. Allora, prima però voglio guardare la macchia. Anzi, no, prima parliamo con lei. What are you smiling about? Nothing. Comunque, questa mi sa che è la prova canonica che in realtà Max e Chloe canonicamente stavano insieme, eh? Cioè, io sono uno di quelli che in Life is Strange ha shippato Max e Chloe per farle stare insieme, tant'è che le ho fatte fidanzare, no? Quindi looks almost like a face. È vero, sembra una faccia che urla. How old did you say this place was? Quindi secondo me lei è la nuova fiamma di Max. Down like a decade ago. Really? It looks like it's been abandoned for half a century. Sì, Life is Strange è un'avventura grafica, ragazzi. Maybe the tackier something is, the faster. Con scelte, conseguenze e tutto il resto. Mi dici del tuo giubbotto? Oddio, ho perso cosa si sono dette. Cerchiamo di... Io mi interesso a lei. Then wouldn't that jacket be totally decayed by now? Mean. This is couture. È carina però lei, eh? L'amica è carina però, è caruccia. Però io sarò sempre comunque innamorato di Max. E guarda che bellina lei. Con le lentiggini, capelli che
Sono castano, però con i riflessi rossi. Gli occhi azzurri, però, non me li ricordavo. Mi ricordavo lei avesse gli occhi più scuri. Invece ha gli occhi chiari, lei. Vabbè, ma Max è troppo bellina. Sono sempre stato innamorato di Max, anche nel primo Life is Strange. Troppo bellina, Max. Quindi per me lei resterà la mia waifu. Assolutamente. Premi tab per vedere i tuoi obiettivi. Graffito. Hail Satan. Edgy. Ready to pledge yourself to the Prince of Lies? Ah, ecco, di fare una foto alla sala da bowling. Ah, ci sono anche i messaggi? Ah, minchia, non ho nessun messaggio. E anche la chat crosstalk. Quindi qua ci saranno forse qualche chat poi con gli altri. You never know what's out there. Shit worse than goat heads, at least. Won't hear me argue. I've seen my fair share of shit. Dovrei That cambiare can't il be tasto di explained. corsa, effettivamente. Allora, aspettate un secondo. Ecco, assegnazione dei tasti. Vai avanti, indietro. Ecco, corri. Ecco, tasto del mouse. Ecco, così posso correre col mouse. Ok. Sistema di God, I haven't been ritorno. bowling since I was little. John Whittle's ninth birthday. Something to bring you back to the beginning. Imagine that. Fun party, though. There was an ice cream cake. Io le ho portate tutte comunque. Se non sbaglio, tutti i Life is Strange li ho ricaricati su YouTube. Se non mi ricordo male, li ho ricaricati tutti. Should keep looking around. This place has a ton of hidden photo potential. Maybe if I just ignore this, nothing will pop out of it. Li ho caricati tutti, se non mi ricordo male. E ovviamente ricaricherò anche questo. Anche perché ho intenzione di fare un capitolo alla volta. Tieni premuto. Ah, ecco. Non hanno messo i comandi del mouse laterale, infatti non. Guess these haven't been greased in a minute. E possiamo fotografare. Wow. It looks so much cleaner than it did online. Are there photos? Yeah, the old website is still up. I wonder who's paying the hosting fees. Someone who loves kitsch and dust. Figured out what your focus is gonna be yet? Tira giù Not il yet, telone. but I'll know it when I see it. Tira giù il telone, oddio. I'm glad Sophie's having fun. Va bene, ok, questa è la Hate stessa to cosa. bring an unappreciative audience to a trespassing. Quale telone devo buttare giù? Un telo. Vabbè, parte sicuramente ci sarà. Ah, Good thing ok, this da building qua is devo on passare. campus. My mom would Ma perché prima definitely non mi be faceva razed to the passare? ground by now. Alto per muoverti velocemente o tornare a camminare. Think of the expensive new lit building she'd replace it with. For sure. Expensive, new and inoffensive. Ecco questo telone. E niente qua. Telone. They must have thought something was worth preserving back when they closed this place down. Tira giù. So much for never rearranging a space. Damn. I bet that was stunning when it caught the light. Oh shit. That's it, huh? The centerpiece you wanted, Focus. right? The loneliest thing in here, or whatever.
It was made to be beautiful. And now no one ever looks at it. Until today. Something like that. Not in love with this angle, though. Madonna, l'hanno fatta bellissima, Max, comunque. È ancora più bella. È ancora più bella rispetto Help al primo. Anche perché qui è più matura, you è più adulta. È più adulta qui. Invece nel primo Life is Strange comunque era più ragazzina, perché era, diciamo, era età di liceo. Invece ora qui è all'università, no? Quindi è decisamente più grandicella. Ed è diventata molto più carina. If a roof collapses in a bowling alley, c'è un personaggio and maschile di nome Joe. La faccio scippare con lui. The world may never know. La faccio scippare con lui. Do gumballs have an expiration date? Three hugs. I'll pass. No, grazie. Is this seizing the means of production? Ma non c'è nient'altro. I poteri, non me lo dice più la frase dei poteri. Premi C per vedere rapidamente il tuo obiettivo principale. Ah, ok, vedi, questo è utile. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Aw, it's cute. I think it looks like an off-brand M&M. Yeah? I think it looks like Mr. Peanut on meth. And I hate it. I wonder if there's any way to get it out of here. What, you mean steal it? Perché no? Oddio. It's not like anybody is gonna miss it. Couldn't you steal something that doesn't feast on the tears of orphaned children? Well, it doesn't even matter. It's way too big to drag out with just the two of us. Comunque, anche la sua amica è bellina, eh? Ora, dovrei vederla con i capelli sciolti, magari, perché sembra avere i capelli lunghi. I've never bowled anything above a 180. Way to go, Doug. Perfect score. Doug van der Beem. Oh. Oh, Doug, no. Ah, punteggio 36. Ma come? Quindi non è un perfect score. Il perfect score è 300 nel bowling. My money's on one half full Bic lighter to win. Lega di bowling LGBT, 12 aprile, Femme viola contro teste incanalate. 19 aprile, le ciambelle di Cooper contro un accendino Bic mezzo pieno. 26 aprile, palle all'aria palle all'aria contro hanno censurato Fuffi. 3 maggio, torneo. Oh man, I'm 9 years late for my free slice of za. Serata universitaria, i giovedì a Nebula. Bowling a metà prezzo, fetta di pizza gratis, bibita piccola gratis, con il badge dell'università Caledon. Bellissima questa cosa. Peccato che non c'è da me. Sarebbe stato figo. Behold. Looks like someone has used this to get around those stairs. Ah, vedi, per salire lì. For sale, bowling shoes. Extremely worn. Però posso fotografare qua. Shoes? Are shoes lonely? Super lonely. Sans feet. Esatto, senza piedi. Shoes were the subject of the first photo of mine your mom ever saw. Oh my god! This year's Caledon University Artist in Residence sent my mom foot pics. Le foto dei piedi. Excuse you,
Do you really think I'm the kind of girl who would just send foot pics to anyone? It's always the quiet ones, Max. Always. It was a shot of a messy closet in a condemned house. Someone left behind all their shoes. Your mom loved it. Hypocritical of her, considering she never liked it when my closet was messy, but... Madonna, ti mettono pure l'inquadratura già perfetta loro comunque, eh? Veramente, da Instagram. No thanks, I value my ankles. Eh sì, dobbiamo salire da qua. A me non mi disturba più di tanto il font, anzi, dà quella virgola un po' più simpatica al gioco. E non troppo serio, che poi... E poi avremo modo di piangere, okay? Quindi... Damn! Yeah, I'm fine. That could have been bad. Almeno... See, this is why you need an assistant. In case you break your ass and need an ass ambulance. Così almeno quando piangerò, piangerò meno. Piangerò con un occhio sì e con un occhio no. Let's find that shot. How are your parkour skills? What? Ain't no move if there's a carousel horse can't roll. What? I said... You're fucking with me, aren't you? I'll keep looking. The gnomes smoking weed really pull the place together. I'm guessing that's the right room. Quindi puoi esaminare tutto e poi puoi anche interagire. È interessante la cosa che posso esaminare le cose con cui interagire. Perché magari c'è qualche meccanica nascosta. Always wondered what's inside a bowling ball. Turns out it's just more bowling ball. Ah, c'è una cosa di compleanno. Wonder if the birthday room was any less terrifying back in its heyday. If you wanted my number, you could just ask. Following me around the joint is creepy behavior. Che senso sembra tua figlia? Perché la vedi, diciamo, piccolina? Perché la vedi giovane? Pretty shitty leaving these around for someone else. Vabbè, avrà to find. Sicuramente... Oddio. Ma potrebbe avere effettivamente 20... Potrebbe avere circa 22 anni, forse? 22, 23? Potrebbe averne 21, 22, 23 forse, 24 a buttarla pesante. Quindi dai, non c'è tanta differenza. Yes, this is the angle I need. Oddio, sembra molto più piccola. Io glieli darei comunque, una ventina d'anni glieli darei. Ora, ovviamente non gliene darei 30 perché non ne dimostra 30. Però una ventina, un 20, anche un 24 glieli darei comunque. Sarà probabilmente anche il trucco forse, o comunque i lineamenti più maturi. Però glieli darei un 24 anni circa. 20, sì, un 24. Più o meno un 24 anni glieli darei. Però non me lo ricordo che età ha qua, non so se lo dice. Cioè se dice quanti anni sono passati forse posso farmi un calcolo. Perché lei nel primo Life is Strange wow. Ne aveva 16 circa, se non LA mi ricordo male. Too? This place is bougie. Please remember to tip your ladder driver. Se non mi ricordo male, ne aveva 16 nel primo. Quindi... Did you get your shot? And let's get the hell out of this death trap. Ciao Ruben. Ah minchia, non l'ho esaminata la scala però. Vabbè. Come on, I'm starving. This loneliness makes me want a sandwich.
Ovviamente il gioco parte un po' lento. Parte un po' lento, ovviamente. Oh, show me the angle. Eccoci. Oh my god. What? E ora? Oh, ooh, holy shit, are you okay? E la fotocamera? I need a drink. Do you need a drink? You read my mind. Turtle? Turtle. Vedi, quindi vanno a bere, quindi hanno sicuramente più di 21 anni. Per andare a bere vuol dire che hanno più di 21 anni. Quindi penso che ho azzeccato, ne avrà un 24. Might not last. That's okay. Forte di tempesta. We will. Chloe! Oh Gesù, Chloe, riferimento. Matt. You dead? Oh yeah. I mean no. Not dead. Just thinking. Mm. Lei sembra più vecchia. Vodka shot for Safi, very on brand in both cases. Perfect. Thanks a ton, Amanda. Oh. Hey, you look really good today. You think so? I switched shampoos. Oh, not sure about it yet. So, what are you up to later? Oh, Gesù, was he here? I've got a dark room all-nighter in my immediate future. That Protestant work ethic's a killer. You know she was flirting with you, right? What? Amanda, are you actually this oblivious? Okay, hold the phone. I know when someone is flirting. It just takes me a while to decide if I want to flirt back. Didn't you go on a multi-year cross-country road trip? Did you get laid even once? Safi! Is this about the blue-haired girl whose picture you keep in your wallet? Oh, Jesus! Wait, you snooped in my wallet? Stop deflecting. The girl with the blue hair. What's the deal with you two? Oddio, posso scegliere! Posso scegliere! Vabbè, io devo essere coerente. Io devo essere coerente con la mia. Devo essere coerente con la mia run. Sì, comunque Max è più bellina, eh. La sua amica non mi piace più come prima adesso, eh. Però hanno molte rughe effettivamente in viso. Quindi sui 30, oddio. Look, we were kind of high school sweethearts, okay? High school breakup turned you to Miss Havisham? It was a little more complicated than... Can we change the subject now? No, come on! You never talk about yourself. Would it kill you to open up the teeny tiniest bit? What happened? Minchia. Oddio, per selezionare un'opzione. Oddio, ci siamo lasciate oppure è morta? Oddio. Allora, se io devo essere coerente... Io devo essere coerente con la mia decisione. In realtà dovrei dire ci siamo lasciate. Perché io ho sacrificato Arcadia Bay per salvare Chloe. Se non mi ricordo male, io ho sacrificato Chloe. Che avevo... Madonna, non me lo sto ricordando qual è stata la mia scelta.
Porca troia. Ho sacrificato Chloe. Sì, sì, mi ricordavo. Ho fatto proprio questo ragionamento. Ho detto meglio sacrificarne una piuttosto che sacrificare tutta la città. Quindi qui gli dico che è morta. She died my senior year. Oh shit. No, hey, it's cool. Questa scelta avrà delle conseguenze. You want to talk about something else? God, yes. Deal. Amanda. Thoughts? Ho una cotta colossale. Non è il mio tipo. Ma in realtà non è il mio tipo, se devo essere onesto. Cioè, non ce la vedo con Max. Ha i capelli carini perché sono tipo in stile cinese. Però non è, non lo so, non mi attira più di tanto. I mean, maybe I'm in the minority here, but she's not really my type. She's really cool though. Vedi, è un po'. Max, you're always talking about how you feel rootless. Maybe a new friend would be a good way to set down some roots. Talk to her. About what? What do normal people even talk about? Mostly gas prices. But we're aiming a little bit higher. I mean, go look around. She's responsible for half the decor in this place. Learn what she likes. Yeah. Yeah. Why the hell not, you know? Okay, then. Ehi, vai così. Time to go be normal. All I have to do troppo bellina is lei comunque. Amanda likes and then talk about them. I can do that. Troppo bellina Max, c'è poco da fare. Sophie is too excited about my social life. Troppo bellina. E? And I cannot stress this enough. Oddio, posso salire sul palco? Sophie says the bands that play here are small but have heart. I'm posso cantare? Sure no, non posso cantare, ok. I admire commitment to a bit as much as the next girl. But the bit here agli stronzi che continuano a capovolgere i quadri, smettetela di toccare le opere d'arte altrui, Amanda. Gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. Abete balsamico, acquarello su tela. Who just does this? Betulla gialla, acquarello su tela. Gosh, these are really beautiful. Caladon doesn't have a quercia rossa, acquarello su tela. Artistic genius, I guess. Ripara? Come ripara? Che vuol dire ripara? Ah, certo, perché l'aveva capovolto. Questa è sicuramente una cosa che piace. Ah, non ci avevo fatto caso fosse capovolto in realtà. Vedi, perché le ha detto smettetela di rovesciare i quadri e quindi... E quindi ora che li ho sistemati è una cosa che le farà piacere. Why are you talking to me? Talk to her. Okay, okay. È veramente bello graficamente, sì. È veramente, veramente bello. Ah, una cosa, ecco. I messaggi, voglio vedere i messaggi. Joyce. Ma Joyce... Ma Joyce era la mamma di Chloe. Ciao Max, ti ricordi di me? Sono Joyce, la mamma di Chloe. So che è passato un bel po'. L'altro giorno mentre facevo le pulizie ho trovato una foto dolcissima di te e Chloe vestite da pirati. Oddio! La foto vestita da pirati quando giocavano a casa di Chloe. Volevo mandarti una foto ma non mi ricordo dove l'ho messa.
A proposito, i tuoi genitori mi hanno raccontato del premio che hai vinto. Sapevamo tutti che ne eri capace. Grazie, Joyce, è stato bello ricevere. Madonna, già cominciamo. Madonna, già cominciamo con i feels. Vuoi vedere che questo messaggio mi è uscito perché ho detto che è morta Chloe? E magari se avessi detto che si fossero lasciate, mi sarebbe uscito un altro messaggio, magari mi avrebbe contattato qualcun altro. Buon compleanno, Max. La prossima volta che torni a casa ci sarà una fetta di torta ad aspettarti a Two Wales. Oggi è l'anniversario, Max, di quando ho perso mia figlia Chloe. Mi sento ancora sola senza di lei. Ma mi consola sapere che ci sei tu, perché tenevi a Chloe tanto quanto ci tenevo io, ed è ancora così. Questi sono sicuramente i messaggi che mi sono scattati perché ho detto che Chloe è morta. E tra l'altro Joyce ha la stessa faccia del primo Life is Strange, non gliel'hanno neanche cambiata. Madonna mia, mi sto sentendo male, già sto ripensando al primo Life is Strange. Se avessi soldi, perché in questo momento adesso non ne ho, che ho pagato un sacco di cose, ma se avessi soldi comprerei la remastered e me la rigiocherei la remastered dell'1. Me la rigiocherei volentieri. Moses. Tu chi sei, Moses? Conosco? Mi ricordo. Ciao Max, scusa per il poco preavviso, ma non so se andare alla festa di Halloween da Vin. Non dire così, Moses, tutto ok? Sì, io e Safi ci siamo andati. Ah no, infatti lui è un amico nuovo. Io e Safi ci siamo andati l'anno scorso e ci siamo divertiti, ma ho esagerato un pochino con i festeggiamenti. Diciamo solo che io ero Tetsuo e l'appartamento di Vin era Neo Tokyo. Stai parlando di un anime, vero? Stai uccidendo Maxine Caulfield? Sto scherzando, tutti hanno visto Akira. Sarà meglio per te. Se cambi idea sulla festa, fammi sapere. E se ancora un no, posso sempre riportarti qualcosa da Neo Osaka? Piantala, Max, la ferita è ancora aperta. Ehi, hey Max, Safi mi ha scritto poco fa dicendomi che avete ancora i postumi da Halloween. Sì, il mio soffitto ha smesso di girare solo un'ora fa. Mattinata interessante. Max, è quasi l'una. Non prendermi in giro, Moses. Ok, scusa, volevo solo sapere se avevate bisogno di un passaggio allo Snapping Turtle. Non ho ancora pranzato, immagino che vi piacerebbe avere un po' di compagnia. Oddio, sei un santo. Appropriato, dato che è la festa di tutti i santi. Guarda che era ieri, la settimana di tutti i santi allora. Ci vediamo tra poco. È il secondo venerdì del mese, Max. Sì, lo è. Un secondo, Moses. Cosa mi sono dimenticata? Mana Massive, di nuovo. Oh, cazzo, era oggi? Sì, come ogni mese. Se non vuoi giocare, fa lo stesso, lo capisco. Ma voglio che tu me lo dica di persona, in faccia che non vuoi giocare. Sai che non ho tutta quella forza di volontà, ne ho a malapena per farmi il caffè alla mattina. Capisco. Allora giocherò di nuovo solo con Diamond. Diamond adora giocarci perché è divertente. Però non fare di nuovo la finta tonta quando te lo chiederò il mese prossimo, ok? Anche se mi fai sentire in colpa, non mi convincerai a giocare al tuo gioco di carte, Moses. Oddio, se hanno messo il gioco di carte, impazzisco. Dici così, ma riesco già a percepire l'ambiguità dei tuoi messaggi. Te l'ho detto che la mia forza di volontà non è più quella di una volta. Viene alla serata film o no? Mi dispiace un sacco, Moses. Devo ancora correggere una montagna di roba. Come no? Cosa intendi dire? Intendo che questa è la seconda volta che succede qualcosa quando è Safi a scegliere il film. Eh? È una coincidenza. Anzi, è precisamente quello che significa la parola coincidenza. Senti, se devo soffrire per l'idiozia di Brain Bucket 2, non voglio farlo da solo. Un secondo. Brain Bucket 2 è stata una mia scelta. Beh, quello che ho detto vale comunque. Non ci credo ancora che non ti sia piaciuto Brain Bucket 2. Non ci deve divertire per forza la serata film, Max. Ci si deve divertire, ma anche far soffrire i nostri amici allo stesso tempo. Recitando Orson Welles? Ehi, rimani al campus per Natale? Sì, vuoi che tenga d'occhio il laboratorio? Preferirei di no, onestamente, ci sono un sacco di strumenti delicati. Ehi, guarda che sono una fotografa, utilizzo più strumenti delicati io di chiunque altro. Certo! Volevo solo assicurarmi che starei bene anche se sei lontano da casa. Sopravvivrò. Sono stato da solo un sacco di volte. E rimarrà qui anche Safi. Sì, con lei sarei in buone mani. Voi due state bene assieme.
Per quel che vale, tutti e tre stiamo bene assieme. E quindi si va di tre vie. No. Hai tempo di prendere qualcosa da mangiare allo Snapping Turtle? Ho bisogno di sfogarmi. Per te? Sempre. Di solito non ti sfoghi mai con me. Beh, Safi non rispondeva, quindi... Ah, già, ma che vada, c'è sempre Max. È sempre un piacere essere la seconda scelta. Ci vediamo o no? Sì, ti sto prendendo in giro. Allora, perché ti devi sfogare? Il nuovo telescopio che ho ordinato, con i fondi della scuola, è esaurito. Oh no, è terribile. Già, non era esaurito quando l'ho ordinato. Doveva essere qualcosa di speciale per i miei alunni per l'ultima settimana del semestre. Per i miei alunni? Oddio, cazzo, sono diventati professori? Sì, cioè, nel senso, lui è un professore. Sì, certo, capisco perché la casa ti infastidisce. La cosa ti infastidisce. Grazie, Max, ci vediamo tra poco al Turtle, solito tavolo. Ehi, fammi sapere quando finite il vostro servizio fotografico top secret, così ci vediamo. Moses, sei una cosa top secret, non parlarne qui sui messaggi. Sono foto, Max. Di Safi, immagino? Non state decifrando codici o Bletchley Park? E tu che ne sai? Potrebbe essere proprio il Bletchley Park. Certo, solito tavolo? Solito tavolo, ti scrivo quando finiamo. Porterò il mio decodificatore. Messaggi di Safi. Non permetterti fretta, ma Halloween è tra tre giorni, ci vestiamo o no? In che è vero, Halloween effettivamente, anzi no, sì, Halloween effettivamente è tra tre giorni. Non mi interessa vincere la medaglia d'oro alla festa di Vin, ma voglio che il nostro costume lo faccia vergognare del suo. Sì, sì, scusa, devo ancora comprare una cosetta e poi siamo a posto. Allora, datti una mossa, è molto importante per me, e dovrebbe esserlo anche per te. Io e te abbiamo opinioni molto diverse sull'importanza di Halloween, e sì che sono una fan dichiarata del gore. Bip, bip, la tua carrozza ti sta aspettando. Esco tra un secondo, sono già passati 5 minuti, non so quanti secondi siano. Arrivo. Ci crederò quando lo vedrò. Ok, penso di essermi quasi ripreso da Halloween, tu come stai? Però non ci sono le date dei messaggi. Volevo dirti che adesso so come si sentono i non morti, ma penso che anche loro stiano meglio di me. Siamo sulla stessa barca, ho un'idea. Se la luce del giorno non ti trasforma in polvere, ci vediamo al Turtle per fare colazione più unta del secolo, accompagnata dai Bloody Mary più sanguinosi che riesce a fare Amanda. Fammi scollare dal letto e ti so dire, ok? Ottima idea, facciamo un brunch, dai. Ma sì, anche un pranzo, tutto può essere unto. Cavoli, è l'idea migliore del secolo. So che è in mezzo alla settimana, ma ti va di vedere la tua poetessa preferita per un drink? Cioè, quindi lei è una poetessa? Cioè, Safi fa la poetessa, Moses è un professore e lei è una fotografa, in teoria. Certo, finisco giusto di correggere qualche saggio che mi sono lasciato per l'ultimissimo minuto. Correggere qualche saggio? Ma sono diventati professori? Sono professori? Bene, ho finito la bozza finale. Questa volta dico sul serio V4. Circa 12 minuti fa e l'adrenalina mi sta dando la nausea. Oh, congratulazioni Safi, non c'è niente di meglio che finire qualcosa. Vabbè, potrebbe essere anche un saggio, nel senso che è un compito suo. Grazie Max, forse mi sono fatto venire il tunnel carpale, ma riesco ancora ad alzare il gomito, come si suol dire. I primi due drink li pago io. Ti dispiace se invito Moses? Stavo per scrivergli. Tra geni, eccetera, eccetera. Scusa se non do segnali di vita da un po'. Stavo ripensando alla mia bozza finale e se dovrei farne un'altra ancora più finale. E quindi non riesco a concentrarmi sui saggi dei miei alunni. I saggi dei miei alunni? Ma quindi anche Safi è una professoressa? Cioè sono professori. È una scrittrice eccellente, Safi. Datti un po' di tregua. Più facile a dirsi che a farsi. Magari pensaci su ancora per qualche giorno. Sai che saranno i giorni più lunghi della mia vita, vero? Lo so, ma quando lo pubblicheranno pensa a tutte le storie che potrei raccontare durante il tuo tour promozionale. Ah, quindi lei ha scritto un libro di poesie, praticamente. Cazzo, odio quando hai ragione. Ehi, non per farmi i fatti tuoi, ma eri al Turtle tipo mezz'ora fa? Sì, ci sono ancora. Oh, credevo saresti andata a casa per il ringraziamento. Ah, già. Onestamente, non è una supposizione sbagliata. È che non ho voglia di farmi interrogare dai miei genitori su quando li farò diventare nonni. E perché non lo sono ancora diventati. Aiut. È molto più facile deluderli da più di 4.000 km di distanza. Parla per te, io deludo sempre mia madre di persona, è una delle mie migliori qualità. Una delle tante. E questo era per dire che se vuoi vedere come la deludo a 4K, puoi venire a cenare con noi quella sera. So che a mia mamma piacerebbe molto se ci facessi compagnia anche a me. È una cosa molto dolce, Safi. Almeno potrà fare la paternale a qualcun altro su questi fantomatici nipotini che non esistono. Ah. Magari imparerò delle nuove tecniche per schivare le domande dei miei genitori. Così ti voglio. Ehi, posso chiederti una cosa veloce? Ho finito il libro e ho un sacco di tempo libero, a parte le mie lezioni, intendo. Ottimo, volevo fare un servizio fotografico sul luogo abbandonato per una nuova serie a cui sto lavorando.
o almeno per togliere via la ruggine. Non ho fatto molto finora a causa delle lezioni. Dove volevi andare? Volevo proprio chiederlo a te, speravo che avessi qualche idea. Sono così felice che tu me l'abbia chiesto. Ci vediamo dopo al Tartle, ti porto una lista. Perfetto. A che ora ci vediamo? L'1 e 30, non sapevo fossi un animale notturno. Ecco, lol, lo sapevo. Ci vediamo alle 13.30. Devo portare qualcosa. Ah, perché lei ha scritto l'1.30 e quindi lei ha detto 13.30. Solo la tua personalità schiacciante e magari l'occhio per i dettagli, ma puoi lasciare le battute a casa. Non posso, le battute fanno parte di me, Max. Il professore ha detto che l'esperimento è irreversibile. Per favore, Safi. Ok, ma solo per questa volta. E solo perché mi piaci. Oddio, quindi anche Safi potrebbe... Potrebbe entrare nelle grazie di Max. Yasmin. Chi è sta Yasmin? Salve Maxine. Benvenuto all'Università Caledon. Sono la dottoressa Yasmin Fayad. Abbiamo già parlato al telefono. Volevo solo scriverti un altro paio di cose. So che sono tutti felicissimi di incontrarti e di scoprire quello che hai da offrire. Spero che tu la pensi allo stesso modo. Certo che sì, non potrò mai ringraziarla abbastanza per questa opportunità straordinaria, dottoressa Fayad. Non c'è bisogno di essere così formale, Maxine. Puoi chiamarmi Yasmin. Sono la dottoressa Fayad solo quando devo raccogliere fondi. D'accordo, grazie Yasmin. Ciao Maxine, sono Yasmin. Spero che tu ti stia ambientando e che i colleghi e gli studenti ti stiano trattando bene. Quindi lei è una professoressa! Quindi Moses, Safi e Max sono tutti e tre professori. Allora veramente potrebbe essere sulla trentina. Anche se non ci sembra proprio sulla trentina, Max. Safi sì, in realtà. Safi, anche da come è fisicamente, anche le rughe in faccia, ce li avrei dati. Potevo darglieli 30 anni, ma anche qualcosa, magari 28, tipo una roba del genere. Però Max non glieli darei 30 anni. Fantastico, anch'io non vedo l'ora di vedere le opere che produrrai qui alla Caledon. Oggi a pranzo Safia mi ha detto che voi due andate molto d'accordo. Beh, l'ha detto con altre parole, ma il significato è quello. Ultimamente era molto distante, quindi mi fa immensamente piacere sapere che l'hai aiutata a farla tornare quella di una volta. Tua figlia è un'amica strepitosa, Yasmin. Era da molto che non conoscevo qualcuno di così simpatico e intricato. Ah! Safi è sua figlia! Quindi Safi è la figlia della direttrice in questo caso, perché Yasmin è la direttrice. Al massimo dovrei essere io a ringraziarla. Lo apprezzo molto, Maxine, significa molto per me. Oddio. Quindi ora che Safi muore è praticamente lo stesso trauma che ha vissuto con Chloe. Ciao Maxine, volevo ringraziarti per aver messo in mostra i tuoi lavori alla facoltà d'arte lo scorso fine settimana. Il fine settimana a porte aperte è sempre un grande evento e tutti parlano delle tue fotografie. Sei una risorsa importante per la nostra umile istituzione. È stato un piacere, non so mai come reagiranno le persone di fronte ai miei lavori, quindi mi fa molto piacere sentire che è stato un successo. Non mi sorprende affatto, sapevo che avresti incantato tutti. Ciao Maxine, perdona l'indiscrezione, ma Safia mi ha detto che forse non tornerai a casa per il ringraziamento. So che il viaggiare di questa stagione può essere molto stressante, quindi volevo invitarti a cenare insieme a me e a Safia se ti va. Quindi lei è Safi, diminutivo di Safia. Non abbiamo mai festeggiato questa occasione in passato, ma non vorrei che rimanessi da sola e so che lei sarebbe d'accordo. Grazie Yasmin, ultimamente non sono stata benissimo, ma se giovedì starò meglio glielo farò sapere, ok? Ma certo, prenditi cura di te. Ok. Madonna, i messaggi di Joyce sono incredibili però. Ragazzi, questi messaggi di Joyce sono un colpo al cuore. Cioè, ho rivissuto praticamente tutto Life is Strange in un minuto con questi messaggi. Qua invece cos'è? Tipo il social questo. Tipo sì, cross talk, sarebbe tipo Instagram. Safi, Cup of Safi. Si possono fare molte cose in questo mondo con una buona amica che non fa la spia. Reggi, amen. Vero, nessuno ormai sa più mantenere un segreto. Questa è sua mamma. Sarei curiosa di sapere se questa buona amica sei tu o sei tu ad aver bisogno di un'amica così, Safia. Oddio, la mamma che gli commenta su Instagram è un po' cringe. Max, serie Nebula, pianeti abbandonati, scattata con una reflex, Lakeport, Vermont. Vanessa, che foto incredibile. Sembra che possa cadere da un momento all'altro. Max mi deve la vita. Tanto è bella la foto profilo di Safi, però lei non è così bella. È uno scam, è un mezzo scam lei.
True the Looking Max. Il suo tag è True the Looking Max, quindi attraverso, diciamo, lo sarebbe attraverso lo sguardo di Max in teoria. Ciao André. È vero, a Max effettivamente non gliene davo più di 25, anche io sinceramente. Io infatti ho detto 23, 24 più o meno. Feed principali. Oddio, aspetta, oddio, sto scorrendo troppo veloce. Serie Nebula, scarpe Diem, scattata con un area reflex. Mi piace molto la composizione. Ma che schifo, mamma. Cosa c'è? Una bella foto. Tornare ogni volta indietro, devo cliccare ogni volta così per tornare indietro dei feed. Che palle. Entropia, scattato con una reflex. Cooling estremo, sei interessante Calfeed. Come ha fatto a entrare? Ora però poi troppo. L'urlo, scattato con una reflex. Oddio, e quello cos'è? Probabilmente della muffa. Non ci credo. Secondo me l'ha disegnato qualcuno. Denti, 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 denti. Reggi, non vi sentite mai come se aveste buttato gli ultimi due anni della vostra vita a sbattere la testa contro un muro che non siete abbastanza intelligenti da rompere? No? Beh, neanch'io. Cambia il tuo percorso di studi. Ti va di bere qualcosa? Sì, cazzo. Le tue prospettive lavorative saranno molto migliori con una laurea in economia che con qualsiasi altra laurea della Caledon, se la cosa ti consola. Non mi consola, capisco. Ah, ecco, col tasto destro posso andare indietro. Piccola informazione scientifica sulle... What a bunch of dorks. Geminidi di stanotte. La maggior parte degli sciami meteorici vengono dalle comete, ma questo viene da un asteroide. 3200 fetonte. Fetonte è l'asteroide con l'orbita più vicina al Sole in assoluto. Altra informazione scientifica. Fetonte prende il nome dal figlio del dio greco del Sole, Elio. Ha guidato il carro del Sole di suo padre per ben un giorno e ha fatto così schifo che Zeus l'ha ucciso con un fulmine. Safi, quella non è scienza. E a chi non piace una bella carneficina divina? La prima cosa che voglio avere in bocca al mattino. Oddio. Scusatemi, ho pensato un attimo male, ma non volevo aprire la foto, ma ok, va bene così. Va bene, la prima cosa che voglio avere in bocca, ma che poi detto così, poteva dire benissimo la prima cosa che voglio bere al mattino, ma la prima cosa che voglio avere in bocca, non è una cosa da dire in pubblico, devi essere nuovo. Oddio, gli ha fatto l'occhiolino, quindi Reggie e Vin stanno insieme? La preside Fayad, sai che ha pubblicato una foto del suo ufficio? Non può darmi ordini. E invece sì, solo legalmente. Ah, ma questa è la... Oddio, ho bisogno di un caffè. L'ho appena fatto. Passi in amministrazione quando è un secondo. Ti nutro io. Nutro io? Ma che cazzo stanno dicendo qua? Posso farlo vedere alla mamma? Cosa cazzo sto leggendo? Tanto amore per Tony, il miglior fidanzato di sempre, che mi ha mandato un pacco per sopravvivere alla settimana degli esami. La mia ex non è mai stata così premurosa. Aspetta, cioè... Che sei bisex? Cioè Moses è bisex praticamente. Oddio Moses, che scemo, non c'è bisogno di prendersela con quella ragazza con cui sei uscito per tipo due mesi il primo anno di università quando ci siamo presi una pausa. Wow fratellino, non sputtanarla così, non sapevo nemmeno che tu e Tony a un certo punto vi foste presi una pausa. Carla, cantando sempre più forte, vogliamo il nome, vogliamo il nome, vogliamo il nome, vogliamo il nome. The Abraxas is a student society. They do... performance art, which as far as I can tell, Domenica noiosa? Juvenile prince. Non so dei scherzi. Ah, ok. Domenica noiosa? Sentite le nuit? Che sta succedendo davanti alla facoltà di chimica? Cortesia dell'Abraxas. Figata. E pipì quella? Penso che sia limonata.
Dai, cazzo, che voglio finire il semestre. Non si riesce neanche a leggere, forse si vede dallo spazio. Victoria? Victoria è quella Victoria? Victoria Chase! È lei! È Victoria che c'era nel primo Life is Strange. Quella che prima mi bullizzava. È lei! Fotografare Montserrat Andino per la rivista Gaze è stato un sogno divenuto realtà. Date un'occhiata al numero di gennaio per vedere il resto del servizio fotografico. Dick è meraviglioso. Il tema del servizio è una tua idea? Sì, è stato difficile lavorare con le cascate, ma Montserrat è una professionista. Lavoro incredibile, se solo lavorassi più vicino a Seattle. Grazie mamma, porterò la macchina fotografica quando torno per Natale. Scusa, Victoria è lei, è Victoria Chase. È lei, Victoria Chase. Victoria Mary Beth Chase è la studente della Blackwell. Sì, è lei. Quindi si tengono in contatto loro. Cioè, cioè giustamente fanno lo stesso lavoro. Sono fotografe tutte e due. Amanda. Ci sono pochi candidati per la serata open mic. Ragazzi, iscrivetevi o dovrò passare un'intera serata a fare battute sui pazzi. Hai sbagliato a scrivere? Intendevi battute sui... No, però ha un intero monologo sul pene dei pazzi. Ti assicuro che non vuoi sentir parlare del pene dei pazzi. Le battute sui pazzi mi fanno andare al manicomio. Sono completamente impazziti. Sono lieto di annunciare che l'episodio più recente di Apri gli occhi, il podcast principale di True Crime di Cross Talk, ha raggiunto i 1000 download in un giorno, un nuovo record. Grazie per avermi invitato come ospite questa settimana. Mi ha fatto piacere parlare della mia vita prima della Caledon e dei dettagli del mio lavoro alle pompe funebri. Sono io che devo ringraziarti, non sapevo che così tanta gente vendesse cadaveri. Guardate qui, mia figlia ha un podcast famoso. Ma mi stai mettendo in imbarazzo su internet. E grazie. Per curiosità e assicurarmi che non stia lottando contro dei mulini a vento, interesserebbe a qualcun altro una settimana lavorativa di 4 giorni alla Caledon? Oh sì, cazzo se sì, firmo occhi chiusi. Gwen, madonna, chi è sta Gwen? Tutta tatuata. Aggressivissima. Sono qui solo di passaggio, Rati, e la musa arriva quando arriva. Teoricamente sarebbe una cosa stupenda, ma c'è qualche possibilità che questa proposta passi? Un giorno extra per la ricerca o per stare svegli fino all'alba a guardare le stelle? Chi mai direbbe di no? Alcuni di voi non sanno proprio quando arrendersi. Non è giusto, mi giro per un secondo e improvvisamente mi mancano dei pezzi. Nella vita e nei giochi c'è da stare attenti. Voglio la rivincita. Great eye, Reggie. Lago Champlain, una mattinata grigia. Ma che figata. Fai meno foto e studia di più, Reg. Non sei la mia vera madre. Oddio. Questa la mettiamo sul frigo quando torni a casa. È una minaccia? Vedete, anche tutte queste piccole cose che vengono inserite in Life is Strange sono importantissime, perché vi danno contesto. Cioè, vi stanno dicendo praticamente quello che succede nell'ambiente in cui ci troviamo. Cioè, fa tutto ambiente questo, ed è una delle parti più belle di Life is Strange per me, andarmi a leggere tutte le cose, cercare di capire che sta succedendo. È questo il bello. Futuri alunni e alunne, avete fino a fine del mese per inviare le vostre candidature alle Caledon. Non vediamo l'ora di avervi al campus, specialmente se vi interessano i nostri corsi di scrittura. Compilate quei moduli, gente. Scusatemi, errore mio, non riesco a cancellarlo. Non so ancora usare Cross Talk molto bene. Un altro successo da quella che ha chiamato il suo dentista su FaceTime per sbaglio 10 volte di fila. A parte gli scherzi, premi la X rossa. Non la vedo, aspetta che ti chiamo. Sembra di vedere mia madre. Sta scena è incredibile. La scena è pazzesca.
Buon 27esimo compleanno a una delle mie più grandi fan, alla mia sorella Gladys. Adesso sei ufficialmente vecchia e non vedo l'ora di sentire le tue nuove perle di saggezza. Non si è vecchia a 27 anni. I ragazzini di oggi sono dei gran maleducati senza rispetto per i più anziani. Ti voglio bene. Diamond, sai che non dovresti pubblicare la veneranda età di una donna sui social? Veneranda età? Ho solo 2 anni più di te, Vonny. Che pazienza che dobbiamo avere noi sorelle maggiori. Oh, mi fa piacere che siamo tutte qui per il tuo grande giorno, Gladys, anche se quest'anno non ci possiamo vedere di persona. The Joys of Cooking. Ma questa Joy è... seems like she's thriving. È la mamma di Chloe. Da quando sono andato in pensione, perché lei lavorava lì al caffè. Da quando sono andato in pensione mi sento molto sola, quindi ho deciso di iniziare a prendere in affidamento dei gattini. Benvenuti a casa, Prince, Padella, Wok, Piastra e Pentolino. Che meraviglia, mi preparati a trovare sorpresine sparse in giro per casa mentre si abitua una sorella lettiera. Oh, credimi, ci siamo già passati con Bongo. Non ho avuto più gatti da allora, era una creatura speciale. Magari riesco a convincere Ryan a fare lo stesso appena andiamo in pensione. Vanessa e Ryan. Allora, Joyce stava col poliziotto. Però Vanessa... Cioè, Vanessa e Ryan sono nomi che non mi sono nuovi. Ryan non era il ragazzo quello che ha sparato a Chloe? Non era lui? Vanessa era la ragazza quella, se non mi ricordo male, forse era quella un po' più in carne. Ah no, Vanessa è la mamma di Max. Oddio, però non vorrei che mi sono fatto degli spoiler, no? Spero di no. Quindi Vanessa è la mamma di Max. E Ryan è suo padre. Oddio, però effettivamente i genitori noi non li conosciamo di Max. Ok, questo lasciamo così per ora. Non voglio farmi spoiler. Ancora qualche posto libero sulla lista d'attesa del corso di scrittura autobiografica del prossimo semestre. Iscrivetevi prima che sia troppo tardi. È aperto agli alunni di qualsiasi corso. I miei alunni hanno sempre parlato benissimo di questo corso. Non mi reputo una scrittrice, ma questo corso mi ha reso molto più fiduciosa delle mie capacità. Grazie, professoressa Hunter. Non lo consiglio a meno che non state studiando lettere. Ho specificato che il corso è aperto a tutti. Quello che dice lei, ma è troppo difficile per gli altri. Solo la mia opinione. Io non studio lettere e ho passato l'esame. Tu sei fare tt. So perché tu non l'hai passato. Smettila, pagliaccio. Il corso è fatto da lei, lo saprà lei a chi è adatto, no? Ok, sono finiti i feed. E infatti sono finiti praticamente i feed. Ok. Quindi... Ok. Quindi loro sono praticamente professori all'università. Cioè, non sono studenti. Reggie e Diamond. Sondaggio sulla zuppa. Sondaggio sulla zuppa. La zuppa della prossima settimana sarà zuppa di noccioline senegalese, 15 voti. Zuppa di vongole di New England, 15 voti. Ah, però posso votare. E infatti. Quindi se le parlo o oh no, aspetta. Quindi dovrei mettere quello che piace a lei. Perché se voto... Allora, aspetta. No way. The soup future is in my hands. Diamond and Reggie came to a few of my seminars, but I've never... Ah no, vedi, seguono alcuni dei miei corsi. Quindi loro sono studenti all'università. È un po' ambigua questa cosa. How do you do, fellow kids?
You guys aren't sticking around over Christmas, are you? Let's see. Stay here, or go home and let my dad drag me to church 3 times a week. Oh, I'll be here. Besides, a lot of the Abraxas kids stay over break. We've all got tasks to finish. What kind of secret society assigns busy work? The kind that's famous for immature pranks and ragers. So, why do people join Abraxas? It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas. If you want any recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshiping Vin Lang, the president. Sounds like a bummer. Well, good luck, you guys. Se posso trovare un difetto a Max, e l'unico difetto è che è scarsa di tette. È scarsa di tette. Però compensa con un bel culo, eh. Compensa con un bel culo. Hell yeah, Diamond. Way to go. Scritto e diretto da Diamond Washington, vincitrice del premio per il miglior film dell'Associazione del Cinema Universitario. Compensa con un bel culo. One day I'd like to play Go with Moses and Sophie. Just have to learn the game first. Let's turn this frown right side up. Vediamo di rimetterti dritto. The Divine, il femminile divino. Ah, perché è messo al contrario. Quindi dobbiamo sistemare i quadri che sono al contrario. Ah, vero, ci sono io. Avete ragione. Avete ragione, ci c'è la cam, non lo potete vedere. Ora ve lo fo vedere. Dov'è la cam? Ecco qua. Ora lo guardate, ecco. Direi che comunque compensa con un bel culo. Però I thought I was Caladon's resident Polaroid taker, but clearly someone però else is taking approach. Però ah, undergrads. Ok, ah, ma le Polaroid sono i collezionabili, giusto? Vediamo. Eh sì. Le Polaroid sono i collezionabili. Ok, vedi, quindi ci saranno le foto in giro per la... Ok. Yeah. Ah, un bel culo, però io sono più amante del davanti. Votiamo. Zuppa di vongole o zuppa di noccioline? Oddio, zuppa di noccioline. No, zuppa di vongole. When in New England, do as the New Englanders do. E che io però ho votato senza aver chiesto a lei cosa piace. Quindi secondo me questa votazione potrebbe... Oh, le peggiori frasi per rimorchiare. I want to get on the bad pickup line board. I wonder if anyone here knows any good ones I could borrow. Frasi per rimorchiare peggiori di questa settimana. 1. Per caso ti serve un trapianto? Perché mi piacerebbe donarti il mio cuore. Se fossi delle parole su una pagina saresti una scritta in bella evidenza. Devi essere una banca perché hai il mio interesse e devo mettermi in coda per parlarti. Io ho il punteggio di tutti i tempi, RKVLGH. Amanda probably knows which beer is actually good. I could ask her. Potrei chiederle della birra. Oddio, là c'è un'altra Polaroid. Jeez, Amanda has a huge family. Wonder what that's like. La famiglia Thomas in gita a Lybrook Falls. Consigli dello staff. Misery cult, huh? I can work with that. Il personale dello Snapping Turtle consiglia l'ultima stagione di Demon Whisperer.
Teddy, maestra birraia. Il nostro panino alla mela verde e formaggio grigliato. Teddy cuoco. L'album omonimo del 1999 dei Misery Cult, Amanda Barista. Bestie ancora più selvagge del prof Lucas Colmenero. Quindi l'album omonimo dei Misery Cult, Amanda Barista. L'album omonimo, quindi Snapping Turtle. All right, I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being. Beh, ho preso le informazioni per poterci parlare. Ecco, vedi, potrei cercare delle frasi da rimorchio. Good beer, good ethics. What else could you ask for? Snapping Turtle, proprietà dei suoi membri, è gestito democraticamente da un comitato eletto. Lo Snapping Turtle crede nella birra, nell'arte, nella sostenibilità e nelle pratiche di lavoro eque. Non è necessario essere un membro proprietario dello Snapping Turtle per usufruire di quello che offriamo, ma supportarci significa anche supportare l'arte e uno stile di vita giusto ed equo. Ecco, quadro di un robot. Ecco, ripariamo anche questo, che è stato girato al contrario. Kidney stones sono i calcoli renali, sì. All right, I have a handful of topics. Oh, hai messo a posto tutti i quadri. Totally prepared to talk to Amanda like a normal. E ho preso anche l'obiettivo. Though I could always get more pickup line ideas. Ah, yes. The telltale signs of a 10 coffee all nighter. Bagno, ci possiamo andare? Nap in peace, my friend. Macchina a riposo. Ok, ma frasi di rimorchio? E che me ne dà le frasi di rimorchio? Ecco, frasi per rimorchiare. Survey question. You two know any good pickup lines? Lots of calories in that drink. Too old school? Cringe-worthy. But a classic. Maybe that'll get me up there. All right. I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being. Though I could always get more pickup line ideas. Posso cercare altre frasi per rimorchiare? Forse Safi me ne può dire una. Oh, keep forgetting. Non posso più tornare indietro perché non posso usare i poteri. Vediamo se lei mi dà la frase. Ecco, frase per rimorchiare. Tell me you've got a terrible pickup line to share. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good. E queste frasi da rimorchio mi servono per andare. That's enough material, right? Mi servono per entrare nella classifica, probabilmente. Ok, ora possiamo andare. Vedete, in Life is Strange ci sono anche queste piccole cose che dovete fare per avere più possibilità di dialogo, più possibilità, diciamo, di interazione. Perché in base anche alle interazioni possono cambiare alcune strade, alcune cose cambiano. Just talk to her, Max. You know how to talk. Ok, prepariamoci. Oh, Julie called off, so I haven't gotten a single break all shift. My bladder's about to explode. Go pee. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. That's the third glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now. You are a literal angel. I owe you. Out of the way, freshman! Già fuori dai pietri, matricola. Reggie's lucky I'm not gonna make him sweep up the glass. Come here, my sharp little friends. Moonlighting, huh? Hey, photography's a tough industry. La fotografia è un settore difficile.
Madonna, Max è troppo bellina, ragazzi, c'è poco da fare. Io sono letteralmente innamorato di Max. Next time, remember, the class goes on the table. Dici ok, va bene, tranquillo. Io sono letteralmente innamorato di Max, c'è poco da fare. Oh, my bladder thanks you. Tell your bladder it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah? I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. Ah, ecco, vedi? Ok, la tua famiglia, cominciamo. Those photos on the wall over there. Is that your family? Yep. All six of us, my poor mother. I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Mm. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. Handlebar cider. That's the max-ist thing on tap. How did you... It's my job to know the regulars. I'm the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society? Bite your tongue. Oddio, la società per i ricchi c'è anche qua, come il club quello del primo Life is Strange. So, you're a Misery cult fan? For sure. So cool that you know them. Ah, veramente non li conosco. Cerchiamo di essere sinceri. No, sorry. I actually had never heard of them until I read your rec. Questa azione avrà delle conseguenze. Oh, right. You're not a Lakeport local, duh. So, porca troia. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Lakeport music scene. Lakeport has a scene? Like multiple bands? Yeah, man. This town's pretty sick outside of the academic bubble. Ah, non posso tornare indietro. I gotta know what the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit! You do comedy? And this is the first I'm hearing about it? Sorry. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up, he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirm. Dumb bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian. And the competition turned into the chalkboard? So, give it a shot. What's the best pickup line you've got? Eccoci. Oddio, allora, quella del falò, allora, quella di smaltire le calorie effettivamente è molto maschilista e lei ha detto appunto queste frasi maschiliste eccetera eccetera, quindi quella del falò. Are you a campfire? Cause you're smoking hot and I want some more. Cringe. Goofy as hell. Perfect. You're on the board, Max. Yes. Dovremmo uscire insieme qualche volta, ma io non voglio uscire con lei. So, I was thinking that we should totally do something in Lakeport sometime. You could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. So, I like to make sure that boundaries get set early. So, zero pressure, either way. But is this a date thing or is this a friend thing? Oh no, non mi fare scegliere. Porco Giuda! Lo sapevo io. Cazzo. E questa è una scelta importante, tra l'altro, perché c'è lo split screen. Però devo rimanere coerente. Io voglio rimanere coerente con le mie scelte.
Io ho detto che lei non è il mio tipo, quindi una cosa tra amiche. I was thinking more of a friend thing. Cool. That's why I asked. Friend thing it is. Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you feel? I have no idea. The last 10 minutes are total blur. But Amanda's really cool. Ooh. Eccolo. Hey. Oh, how was the shoot? We almost died. We didn't almost die. Yeah, because I saved us. I deserve a medal. So what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it could be fun with other people. You should come, both of you. That's perfect. All we need is... Hold on. She's a mile a minute tonight. She gets this way when she's in a good mood. Courtesy of Madame President, Mommy Dearest. At least until she remembers that I have her credit card. Shall we? Madonna, un po'... Give me the Cliff Notes. Voglio rimanere coerente con le mie scelte. A bunch of little pieces of a shattered ash. Anche se Life is Strange poi ti insegna che tutto può cambiare this nel giro di un secondo. Wow. So should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, cheese. Agree to disagree. Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Because, despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. Oh, I brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. Oddio. This is the best you could do? I don't work in this building. Ma quello è un cesso. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says, I'm the world's horniest grandma. Grab a mug, Max. Nerd e sporcacciona. Contiene vodka, gabinetto. Oddio, nerd e sporcacciona, però è l'accoppiata perfetta. Nerd e sporcacciona è la vita. Nerd e sporcacciona tutta la vita. Wow. One out of two ain't bad. E quello giustamente pensa male perché lei non è nerd, visto che non gioca al gioco di carte, non gioca online, quindi. You can't tell us you have good news and then I don't want to say anything else until everything is finalized. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Quindi anche la scelta della tazza ha un significato. I want to get some good use out of it. What should we say? Damn. I think I have hypothermia. Moses has hypothermia.
I've got incoming. I'm gonna, you know, do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. I'm dying to know what Sophie's good news is. Maybe I can somehow convince her to spill. Magari riesco a convincerla a dircela. Nuovo post? Aspetta, ci sono dei nuovi post. La differenza tra le nostre posizioni mostrerà delle stelle dalla finestra che non riesco nemmeno a immaginare. Volevo pubblicare tutta la citazione di Brooks, ma fa così freddo qui all'osservatorio che me la sono dimenticata. Non avresti freddo se fossi rimasto lo Snapping Turtle. Amanda, non si può vedere una pioggia di meteorite dentro un bar. Lo saprebbe se qualche volta uscisse da quel posto. La mia sorellina che mi sgrida. Hai portato quei guanti riscaldati che ti ho comprato? Quei guanti sono spariti. Li hai persi? Sono partiti per un viaggio di riscoperta interiore. Ma ok, questo, vabbè, questi li abbiamo già rivisti. Ah, Amanda. Le vere amiche non lasciano che ti pisci addosso in pubblico. Grazie per l'aiuto, Max. E per lasciare che ti trascini a vedere i reverse horse. Cosa sono i reverse horse? Sopra cavalli, sotto uomini. Tipo un centauro all'incontrario? È una band di The Revenge Horse. Che invidia che hai trovato i biglietti. Lucas, chi cazzo è questo? È sempre un piacere vedere fin dove arrivano i miei alunni. Congratulazioni Kennedy, sono così orgoglioso di te. Ah, lui è un professore, siamo fortunati di averla qui. È un vero onore. Congratulazioni Kennedy. Sicuramente è arrivato così lontano in parte grazie a lei. Moses. Quando le tue amiche accettano con entusiasmo di vedere le stelle insieme a te in terrazza nel bel mezzo dell'inverno del Vermont. Aspetta Moses, io e Max non siamo mai state entusiaste. Quanto farà freddo di preciso stanotte? Mi piacerebbe venire se solo potessi. Sembra che ogni volta che ci sono le Geminidi io sia bloccata al Turtle. Sono felice che tu abbia delle amiche che si prendono cura di te, perché sai quanto mi preoccupo per il mio piccolino. Mettiti quel giubbotto che ti ho mandato, mamma. Un secondo, le Geminidi non sono stanotte, vero? Avevo detto alla mia ragazza che saremmo andate a vederle. Mi sa che ho bisogno di un piano B. Ok, però ho altri messaggi. Mamma e papà. Oddio, mamma e papà. Mamma e papà. Stiamo uscendo dall'aeroporto. Va bene, ci vediamo lì. Te ne sei andata molto in fretta. Va tutto bene? Sì. Ci siamo divertiti, ti vogliamo bene. Adesso ci sono un sacco di turisti. I soldi stanno trasformando completamente Arcadia Bay. Dovresti vedere la nuova insegna che ha installato Joyce. Certo, perché Arcadia Bay è rimasta in piedi col fatto che io ho detto che è morta Chloe. Quindi secondo me hanno cambiato questa cosa in base alla scelta. Perché se tu avessi salvato Chloe, Arcadia Bay sarebbe stata distrutta con l'uragano. Invece Arcadia Bay è rimasta in piedi. Abbiamo sentito della tua mostra a Cleveland. Ti dispiace se veniamo a vederla? È in programma qualcosa di bello per il tuo compleanno? Buon compleanno, Max, ti vogliamo bene. E lei neanche gli risponde. Devi essere molto impegnata alla Caledon per non riuscire a chiamarci nemmeno per il tuo compleanno. Stavamo pensando di fare un'altra vacanza in famiglia quest'anno. Riesci a prenderti delle ferie per Natale? Ti abbiamo chiamato, Max. Non ci sentiamo dal giorno del tuo compleanno. Volevamo solo assicurarci che stassi bene, tesoro. Scusatemi, proverò a chiamarvi più spesso. L'università è fantastica, ma non ho così tanto tempo libero come credevo, però sto bene. Capito. Riusciamo a vederci per il ringraziamento quest'anno? Non sembrava che stessi così bene al telefono, Max. Solo un po' di mal di gola, promesso. Sicura? Non vuoi parlare con qualcuno di quello che è successo a Chloe? Sappiamo che sono passati anni, ma non ha senso tenersi tutto dentro. Sto bene, davvero. Mark Jefferson.
Ti ha mai detto o fatto qualcosa quando frequentavi le sue lezioni? No, non preoccupatevi, davvero, è solo un raffreddore. Mark Jefferson era il professore. Era il professore che ha sparato. È stato un colpo di scena incredibile, tra l'altro, quando l'abbiamo visto per la prima volta. Guarda che notiamo queste cose, Max. Ogni volta che parlavamo di Arcadia Bay in passato ti chiudevi a riccio. Non avremmo mai dovuto mandarti alla Blackwell. Non è colpa vostra. E nemmeno tua. Sai che puoi sempre parlare con noi, vero? Siamo i tuoi genitori e ti vogliamo bene, Max. Prenditi cura di te. Reggi. Mi dispiace un sacco per il bicchiere rotto, Max. Ti prego, non lasciare che Amanda mi proibisca di entrare al Turtle per sempre. Puoi dire addio ai tuoi voti. Troppe emoji. Vabbè, dai. Un emoji basta e avanza, Reggi. Ok, ma volevo che capissi quanto mi dispiaceva. Lo terrò a mente quando ne parlerò con Amanda. Sei la migliore, Max. Ok. Ci sono altri messaggi? No. Altre robe? No, abbiamo visto tutto. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui da vedere. Il sale. Oh no, Mr. Iceman. What's to become of your head? Per la neve, ovviamente. Porta. Guess being an astronomy guy has its perks, namely roof access. Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department. Dang, Sophie snagged the good stuff from the snapping turtle. Sophie's second favorite oral fixation. La seconda fissa orale di Sophie? In che senso? Caramelle che cambiano sapore. Dopo qualche secondo diventano dolci. Maybe he could help. Posso fare nulla con le caramelle. Moses must be curious about Sophie's. Me and Chloe used to daydream about the adventures we'd have under skies like this. I love that you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. After everything that happened in Arcadia Bay, I'm lucky I found this place. I haven't been as happy in years. Mamma mia. Tutti sti riferimenti al primo Life is Strange mi... mi danno dei feels incredibili. We got some serious graph action going on here. I wonder if Moses knows how to get Sophie to talk. Può fotografarlo. I love how Moses always looks so passionate about his work. Even when he's just crunching numbers. Hey, Moses. Casually lean on the telescope. I might knock it over. Pretend. Voglio prendere qualche... Ok, pubblicata. Moses Murphy, uomo di scienza. Ah, vedi, l'ha pubblicata direttamente sul social. Va bene. Purtroppo. Va bene.
Ah, devo parlare con lui, però. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Sophie's good news is? Secondo me, tipo, se ne va. All right. I think I have an idea. But once we go down this road, we can't turn back. Okay. Give this to Sophie, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her. Like a prank? No. This has rules. So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has to do whatever you say. Well, within reason. Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now, but Sophie has a very loose definition of within reason. And she'll come for you next. Okay, wish me luck. Don't do anything I wouldn't do. Oh, you mean like talking to someone who has an obvious crush on me? First of all, how dare you? Second of all, yes, exactly. Minchia, come parlare con qualcuno che ha una cotta per te? Ah, vedi, nelle caramelle. Okay, how am I going to plant this on Sophie? Nuovo post, nuovo messaggio da Amanda. Allora, Amanda. Ehi, grazie ancora per avermi aiutata prima. Come sono le stelle cadenti? Mi sto perdendo lo spettacolo della vita? Meravigliose. Dovrò crederti sulla parola, non stacco fino a tardi stasera. Non preoccuparti, te ne parlerò appena usciamo. Non vedo l'ora di farti vedere il Revenge Horse. Le tue orecchie non saranno mai più le stesse. Non congelare là fuori. Prima che mi dimentichi, troppo tardi, se vuoi leggere altre battutacce, ho anche un account comico. Hume and Comedy, ma non voglio obbligarti, eh? No. Solo spammino tattico, però... Gwen and her wife are adorable. Gwen, stasera avevo una vista meravigliosa. Anche la pioggia di meteore è stata incredibile. Hai veramente pubblicato questa foto? Dovresti dire che sono molto dolce. Ma certo che lo sei, tesoro. Ma c'erano delle foto migliori. L'unica foto dove ci sei anche tu. Prendiamo qualcosa da bere? Ah, ma quindi anche lei è lesbica. Mica, ma sono tutte lesbiche qua dentro? Allora, dobbiamo trovare ora il nascondiglio per il tappo. Could I hide the bottle cap in a snowball? Not sure I want to rely on my aim. I'd only get one shot. Borsetta di Sophie. Sophie's like bonkers protective of that bag. Usually never lets it out of her sight. But she does seem busy writing right now. Ci sono le caramelle. Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one and give her a bottle cap instead. E no, quale altro nascondiglio c'è? Pacchetto di... però qua siamo all'aperto. Allora, noi qui siamo all'aperto, quindi lei tecnicamente potrebbe fumare. Però se io metto il tappo lì davanti a lei, se ne accorge. That's a lot of cigarette butts. Are they all Sophie's? Since Sophie hasn't quit smoking yet, maybe I can use it to my advantage. I'm not above relaxing my principles to give Sophie that bottle cap. There might be some other hiding places up here that could work. Okay, no big deal. I just need to outsmart the sharpest person I know. Fotografia. Nice try, Max. No! Aspetta, è venuto con gli occhi chiusi.
Ti vuole fare prendere. Ok, questa ci sta, dai. La sfuggente Safi, esperta a schivare tutte le fotografie spontanee, ci sfugge ancora una volta. Se riesci a fargliene una, Maxine, devi dirmelo, potrei doverla incorniciare. È ancora più misteriosa qui che in quello che scrive, vi ho detto tutto. Allora, sono indeciso tra il pacchetto di sigarette e le caramelle. Perché lei comunque qui siamo all'aperto, quindi tecnicamente potrebbe fumare. Mentre invece le caramelle le avrebbe mangiate dentro, no? Quindi potrei metterlo qua il tappo. What could I offer to Sophie that she'd take? Che non rifiuterebbe mai le sigarette. Le sigarette, sicuramente le sigarette. È che però lì io sono troppo vicino a lei, secondo me se ne accorge. E poi ne ha una accesa. Ne ha un'accesa. Hey Sophie. Mm-hmm. Find anything poemable? The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandburg called it a friend for the lonesome to talk to. Mm, pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. Vedi, quindi insegna. Find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Quindi vedi, lei lavorava come fotografa freelance. Did you drop these? How poetic. Using my own bad habits against me. I saw you slip the bottle cap in there. Bullshit! How did you see me? Lo sapevo. You good noob. I'll be holding on to this. Thank you very much. You're the worst. Lo sapevo. Not hiding bottle caps, I'm not. Your title is secure. Dovevo offrirgli la caramella. Oh. Perché lì era shit. Troppo. Ero troppo vicino. Era troppo sgamabile. This is Safi? Yes, this is Sophia Llewellyn Fayad. Speaking. A meno che era scriptato che lei lo sapesse da qualsiasi cosa. Be right back. Vedi, secondo me lei la stanno chiamando per farla andare da qualche altra parte. Le hanno offerto qualche altro posto da qualche altra parte, secondo me. So, would you really take pictures of the end of the world? Yeah. Think about it. I take photos of empty buildings. An empty planet? That's next level. Perché sta esplodendo? Che è successo? Okay. But it's like Sophie said. Nobody is ever going to see them. Aspettate un attimo, devo capire perché sta esplodendo Discord.
Tra l'altro dovrei capire ancora come cazzo è stato possibile poter buttare giù il 4. Cioè, avete fatto meglio nel 5. Va bene, dai, meglio così. Meglio così. Siamo riusciti a compensare l'errore di oggi. Ma voi cosa cazzo avete scritto? È proprio completamente impazziti. Va bene, dai. Poi leggo con calma. L'importante è che in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, dai. Vabbè, abbiamo fatto 2 milioni in più in realtà, perché già... Allora, se fate il calcolo, in realtà abbiamo fatto 1 milione in più. Perché noi già 1 milione in più l'avevamo fatto ieri. Cioè, quanto abbiamo fatto oggi? 77? Quanti milioni di punti abbiamo fatto? 77 milioni? Perché se abbiamo fatto 77 milioni sono 2 in più rispetto a ieri, ma se ne abbiamo fatti 76 sono 1, perché è già 1 in più. Quindi ecco, ora qua io non so lui che cazzo mi aveva detto, però. Sure, but who cares? I take a lot of photos nobody ever sees. I want to go out doing something I'm good at, you know? What? No, nothing. Just didn't take you as a it's the journey, not the destination type. I mean, I guess I'm not. It's more like sometimes you reach the destination alone. And that's okay. Look at that. What a tail. Moses was right. This is awesome. No, però la voglio così, voglio prendere anche tutto il panorama. Oddio. Ha sbloccato i poteri. Are you okay? Yeah, all good. Just dizzy. Maybe the champagne. Think I'm gonna take off, get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. I think a walk will clear my head. Think so. Oh, ha sbloccato i poteri qua. Ci siamo. Allora sì, abbiamo fatto quasi 2 milioni in più.
No, ti prego, che canzone metti ora? No. No, ok, va bene. I'm glad Moses invited me out tonight. I can't recall exactly how you came into my life at all. It seems you always. Caledon's a beautiful campus, but it's even better when it snows. Just waiting to suddenly appear. Call me crazy. Everything I know. Call the end and promise this is what you want. Ah, ma vabbè, è finito. Ok, era il momento. Il momento pensiero comune. Please don't wake me up. What a perfect night for walking home. I'll just catch up with Safi tomorrow. Parlerò con Safi domani. Nuovo messaggio da Yasmin. Amanda is a keen cultural anthropologist, I see. Ah, ma ah, questo era il coso comico. Ci sono due segmenti della popolazione che conoscono ogni parola di Thong Song di Cisco. I ragazzini di 13 anni e ogni lesbica di questo, in questo bar gay del New England. Quindi o sono una lesbica o ho 13 anni? O le sorelle che sono state obbligate ad ascoltarlo ogni mattina prima dell'inizio della scuola. Messaggio, Yasmin. Buonasera Maxim, scusami per l'ora. Ho ricevuto un avviso dalla mia banca che diceva che sono stati addebitati $200 sulla mia carta di credito per un acquisto allo Snapping Turtle. Siccome Sofia non risponde al telefono, mi stavo chiedendo se l'avessi vista. Non sono arrabbiata con lei, voglio solo capire. Champagne? Perché mai ha comprato dello champagne? Credo fosse l'unico vino disponibile al Turtle. E invece no. Secondo me a lei hanno offerto un posto di lavoro migliore o comunque gli hanno offerto qualcosa. Comunque la musica è troppo alta. Un secondo che... La musica è un po' troppo alta. Le hanno offerto qualche posto di lavoro sicuramente da qualche altra parte e quindi lei ha preso lo champagne per questo. Ha preso lo champagne per festeggiare. The father of modern astronomy ought to appreciate my dad jokes. Ciao, ciao Nico. Le hanno offerto sicuramente un lavoro da qualche altra parte. Mozzicone di sigaretta? Wonder what that call was about. Oddio, è qua dove la trovo morta? Wow, Safi. What did Mr. Snowman ever do to you? Vedi, ha fumato un sacco, si è incazzata. Just now I know who's been leaving all that squirrel gore around campus. Non posso fargli la fotografia? No. Ah, la Polaroid. Nice. But who planted the bottle cap? And who took the photo? La foto l'ho fatta io. Vuoi vedere che l'ha fatta Max la foto in realtà? Nell'altra linea temporale? Visto che lei ora può viaggiare nelle linee temporali. Perché nel primo Life is Strange lei tornava indietro nel tempo, qua invece viaggia tra le dimensioni parallele. Non devo prendere un shot like this every day. Wow. You're really watching. Eccoci. Mal di testa ancora. Sta sbloccando i poteri. This is not a test. Max! The
Quando c'è stato il tornado ad Arcadia Bay? I caused this! I caused all of this! Max? Hey! Sangue dal naso che sta uscendo. Are you okay? Something's wrong. Sophie. Hey! Come back! Eccola. There's Sophie. She seems okay. Sta parlando al telefono I con qualcuno. I feel like I should check on her anyway. Better safe than sorry. Messaggio da Moses. Ehi Max, tutto bene? Perché sei corsa via? Scusa, penso che Sophie sia andata al punto panoramico e voglio assicurarmi che stia bene. Ah, rimani lì, arrivo tra un minuto. Ecco, qui adesso iniziano a farsi interessanti le cose. È qui dove comincia. Oh! Shit! Sophie, hang on! Ecco, lo sparo. Ma no, è ancora viva lei. Oh, Sophie's fine. For a moment I thought. Però era apparsa tipo la cosa, tipo linea, cioè come interazione tipo di potere di Max. Non mi dire che ora si vede Chloe. Sophie. Sophie? Hey. You okay? Ed è qui che le cose si fanno interessanti. Don't say that! I won't trade you! No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Max, it's time. Madonna, questi flashback del primo Life is Strange sono incredibili comunque. E lo scopo ora sarà trovare l'assassino. Perché ora Max sblocca il potere di poter viaggiare nelle linee temporali, quindi... Da un lato deve salvare la sua amica. Benvenuta sulla parete. Con tutte le foto delle persone
Shit. Fuck. Damn, Chloe. I thought I lost you. Oddio, la foto di Chloe. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. You can rewind time, Max. That's fucking insane. No, Chloe. What's fucking insane is that being able to rewind time has only cost me more problems and more heartbreak. Perché poi tutto quello che era successo abbiamo scoperto che era a causa del suo riavvolgere il tempo. Quindi ci sono diverse foto che posso guardare. Un certo punk. The agnostic femmes named Faith. A punk band out of Oakland. She was enthusiastic. I don't care if it makes me absolutely basic. I would 100% retire there. Vedi, lei ha viaggiato il mondo. Her name was Chloe. I thought that was a sign. It wasn't. Si chiamava Chloe. Anche il cane. Milagros Midwest. A Mexican joint in Iowa run by the amazing Francia. Best enchiladas I ever had. All those people lived, but you died because of me. It's never fair, is it? I miss you so fucking much, Chloe. Qui sarebbe cambiata la descrizione della foto, probabilmente. E gli avessi detto che appunto ci siamo lasciate, non che era morta, perché col fatto ci siamo lasciate implicherebbe il fatto che io ho salvato Chloe e distrutto Arcadia Bay. If I could undo your death, Sophie, I'd do it without a second thought. Non ci sono altre foto. Però non mi sembra particolarmente scossa dopo che ha visto morire praticamente. Vabbè, è anche vero che lei... Ah, c'è cosa? Amanda che l'ha chiamata. Max, ho appena sentito di Safi. Stai bene, tesoro? Non devi rispondermi per forza, volevo solo sapere come stavi. Ok, ho mentito, sono preoccupato e una risposta aiuterebbe, ma ti capisco. L'hai voluto tu, Max. Sto arrivando. Dove sei, Max? Sto facendo del mio meglio per non impazzire, ma non sta funzionando. Aggiornamento, sono andato in laboratorio a pensare, ma sto ancora impazzendo. Rispondimi appena puoi, per favore. Immagino che anche tu stia cercando di elaborare quello che è successo. E lo capisco, ma mi sento molto solo. Tutto ok, Max? Qualsiasi segnale in questo momento sarebbe molto apprezzato. Ok, proverò a dormire un pochino. Sottolineo la parola proverò. Spero che tu riesca a fare lo stesso. Moses, scusa se ti rispondo solo ora. Sono stato confusionale da quando è successo e anche solo il pensiero di guardare il cellulare mi deprime ancora di più. Ti capisco, Max, è come se non fosse già abbastanza difficile e lo è ancora di più farlo da solo. Lo so e mi dispiace, non sei solo né adesso né mai.
Grazie, Max. Dovrei cercare di riposare un po' prima di domani. Se mai ti venisse voglia di venire al campus, vieni a cercarmi. Dovremmo parlare. Va bene, ci vediamo domani. Beh, ormai è mattina e ho dormito pochissimo. Immagino che lo stesso sia per te. Devo vedere Yasmin più tardi, non so cosa fare. Augurami buona fortuna. Fuck. She went through all of that alone. Maxine, Maxine, dove sei? Safia non si è fatta sentire e sto iniziando a preoccuparmi. Le hai detto che non sono arrabbiata per i soldi che ha speso lo Snapping Turtle? So che a volte è molto impulsiva. Non risponde al telefono e non so cosa fare. Lei stava parlando al telefono, sembrava anche piuttosto incazzata. Maxine, se per caso la senti, chiamami immediatamente. Mio Dio, Maxine, mi sento persa, mi sento completamente persa. I detective del dipartimento di polizia di Lakeport sono appena andati via. Ho detto loro di parlare con te. Inshallah, tu hai più informazioni di me. Era la mia unica figlia. Ho fatto tutto il possibile per proteggerla, eppure... Oggi sarò nel mio ufficio, magari lavorare mi distrarrà un po'. Passa a trovarmi se puoi, per favore. Beh, non è servito. La vedevo ovunque guardavo. Sono tornato a casa dopo 45 minuti e ho dormito per 11 ore. Perché non rispondi al telefono? Sei arrabbiata con me? Lo capirai, ma questo lo capirei, ma questo silenzio è la cosa più dolorosa di tutte. Piangi pure la perdita quanto vuoi, ma non ignorarmi, per favore. Non ora, non così. Oggi sarò di nuovo nel mio ufficio, non so cos'altro fare. Mando un abbraccio, è una persona formidabile. Era una donna forte, di grande talento e con moltissimo potenziale. La sua morte è una perdita tremenda per questo mondo e non me la dimenticherò mai. Confidenza alla famiglia, spero che avremo presto delle risposte. Era troppo giovane. Sono passate 24 ore e non si sa ancora niente della morte di una studentessa al campus. Una studentessa che era anche la figlia della preside della Caledon, veramente. Ah, quindi erano, sono studenti loro, cioè... Sono studenti e al tempo stesso magari fanno tipo qualche lavoro, qualcosa, perché parlano di paga, parlano di precariato. Quindi... La Caledon non è più come era una volta. Dire che era stata nominata come il campus più sicuro del Nord-Est. Se bisogna che ti venga a prendere, fammelo sapere. Ieri sera era al Turtle. La scuola non farà niente, lo farò io. Lasciatemi indagare un pochino e vi faccio sapere cosa riesco a scoprire. I hate imagining what Yasmin went through writing this post. Come alcuni di voi sapranno già, la studentessa che abbiamo perso ieri era mia figlia Safia. Continuerò a esercitare il mio ruolo di preside, ma sarò in lutto. Vi prego di rispettare la mia privacy durante questo momento difficile. Mi piace moltissimo il consiglio, eccetera, eccetera. Ho ricevuto la triste notizia della morte della nostra collega Safia Llewellyn Fayad. Questo fatto mi ricorda una frase del libro di mio padre. La morte viene a prenderci tutti per capriccio e senza considerare la nostra immaginazione. Mi dispiace tantissimo per tutti coloro che l'amavano e non si immaginavano quello che sarebbe successo. Wow, che modo incredibile per tirare l'attenzione. Abbi un po' di rispetto, è morta una ragazza. E tu ti metti a parlare di te e del tuo poverino. È incredibile quanto possano essere crudeli le persone quando si nascondono dietro una tastiera. Però, come dice il tuo libro, le nostre anime continuano a volare. Il mio pensiero va a te, Lu. Bello che ha preso anche 20 like. E queste cose succedono anche nella vita vera. Cioè, è bello comunque come viene anche rappresentato... come viene rappresentato il tutto. Molto bello. I wish I'd been there. Quando ho iniziato a fare le serate open mic, avevo paura che non sarebbe venuto nessuno. Safi è stata la prima, ha recitato una poesia meravigliosa per un'amica che aveva perso. È stata l'unica volta che ha partecipato, era come un fiammifero. Hai messo una luce breve ma intensa. Riposa in pace, Safi, vorrei che non ci avessi lasciato così presto. Notizia dall'ultima ora della radio della polizia. Sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco al campus della Caledon. Una persona è stata colpita. Non riesco a credere che stia succedendo proprio qui. Shit.
My place is a mess. Shit, shit, shit! I'm a mess. Can't let Amanda see the mess downstairs. Better change out of my pajamas, too. After the last couple of days, I had to reread Yasmin's letter to remind myself. Gentile signorina Caulfield, con immenso piacere che io e i miei colleghi dell'Università Caledon le informiamo che è stata selezionata come artista ospite per il prossimo... Ah, come artista ospite. Seguiamo da tempo i suoi lavori e la sua traiettoria e sarebbe un onore se potesse condividere le sue conoscenze e le sue prospettive con i nostri alunni. Quindi lei non è né una professoressa né un alunno, è tipo una sorta di special guest. Potrà alloggiare la residenza Helton, un accogliente immobile stile rustico, molto vicino al campus e dato tutte le comodità. Sarà un piacere lavorare con lei e vedere le sue credenziali. Dottoressa Yasmin Fayad. Allora, vestiti. Intanto ci possiamo vestire. Questo è bello però. Now to take care of downstairs. Computer. Can't begin to imagine how hard this was for her to write, let alone to keep that professional tone all the way through. Alla stimata comunità della Caledon, in quanto preside della vostra università, vi scrivo per informarvi che, alla luce della recente scomparsa di una amata alunna della Caledon, cancelleremo tutte le lezioni e gli eventi speciali fino a nuovo avviso. Non è stata una decisione facile da prendere e so che molti di voi non vedevano l'ora di partecipare alle attività di fine anno per cui è celebre il nostro campus. Quindi spero che capirete le mie motivazioni. Perdere una compagna che conoscevate in molti non è semplice. E per questo avrete a disposizione un supporto psicologico se ne sentirete la necessità. Grazie per la comprensione. Yasmin has been nothing but supportive throughout my time here. And I owe it to her to make time, should she need it. Cara Maxine, spero che tu possa perdonarmi per il tono formale delle mail che ho inviato ai professori, agli alunni e al resto del personale. Questi ultimi giorni sono stati i più duri della mia vita e mi sento persa. Devo essere onesta e incredibile che stia riuscendo a mantenere il controllo. So che tu e altri eravate molto vicini a Safia. Spero che capirai se ti chiederò di darmi una mano nei prossimi giorni. Un saluto. This site was mostly bullshit platitudes that were hard to take seriously. Perdere un buon amico. Perdere una persona amata è una delle esperienze più dolorose della nostra vita, ma è importante sapere che la perdita di un buon amico spesso può essere ugualmente straziante. Il vero amico è come un membro della famiglia, la sua assenza, così come il dolore che ne deriva, meritano tutta la tua attenzione. Thought about baking these, but that would have required a trip to the store, and that would have required me to leave the house. Brownie senza cottura di Esme. Vabbè, questa è una ricetta, niente di incredibile. It doesn't get more batshit than twist the knife counterclockwise. And for Giallo, that's really saying something. Moses left us here weeks ago. He and Sophie were having some debate about astronomy versus astrology. I wish I could remember what Sophie said, but I've already forgotten. Bigliettino della polizia. Investigating Sophie's death. Cinzia Fitzpatrick. Murder. I saw a very suspicious owl. Does that help, officer? Ho visto un gufo molto sospetto. Vabbè, se ha qualcosa di interessante ci contatti. Camera oscura, addirittura. La camera oscura. I swear I'll clean that one pan eventually. Thank you, hot sauce. You're the only pick-me-up I've had the last day and change. If only a strong cup of coffee, or five, could speed me through what I'm feeling right now. Grief dinner. It's chunky though, so it feels like more of a substantial meal. Sophie. Andare a fare la spesa con Sophie. Vai a fare la spesa con Safi. No sign of Amanda yet. I've still got time. È enorme sta casa comunque. Pupil and Iris. This baby got me an international photography award and a spread in National Geographic. Con la farfalla. Safi. Safi got me the frame.
La farfalla blu ha il significato di Chloe. Ha messo la farfalla blu nella parte di sotto. Era il simbolo, diciamo, della reincarnazione di Chloe. One of the past Hellerton artists made this. Woodwork seems so unforgiving. You have to live with your mistakes. Leave it to my very normal brain to respond to my most recent loss. But can you still be welcome in a place you have no desire to go back to? Ah, welcome to Arcadia Bay. Good to know Vanessa and Ryan still have my back. No matter what. No, ho sbagliato, cazzo. Devo premere. Ah, il diario. Oddio, lo stesso diario? Che senso ha tenere il conto? Ehi, oggi c'è stato il funerale. Oddio, il funerale di Chloe. Ho come la sensazione che sia venuta tutta la città. È stata una funzione meravigliosa. Tu l'avresti odiata. Io l'ho odiata. La tempesta è finita. Infatti il DLC si chiamava Before the Storm. Sono tutti al sicuro. È come se non fosse successo niente. Non è mai successo. Ho iniziato un nuovo diario perché l'ultimo adesso è pieno di bugie. Riesco a sentire il potere sotto la mia pelle. Se lo volessi potrei tornare indietro e vederti di nuovo. Magari lo farò. Magari romperò di nuovo il mondo. Mi avevi chiesto di salvare tutto il resto e di lasciarti andare e l'ho fatto. Vaffanculo, mi manchi. Long Beach, California. Qui l'autunno ha un profumo diverso. Sono seduta sotto delle palme, ma riesco comunque a percepire il cambio di stagione. A casa probabilmente di notte fa già freddo. Non riesco a immaginarmelo qui. So che Los Angeles è uno dei posti che vorrei visitare con Rachel. Spero che non ti dispiace che sia venuta qui. O che tua madre mi abbia dato il tuo vecchio pick-up. È un vero rottame. Il pick-up di Chloe. Oh, con Rachel, che volevi visitare con Rachel. Certo. Mi chiedo cosa avreste fatto voi due se foste arrivati qui. Vi meritavate il mondo. Invece non avete nemmeno superato i 19 anni. So che è egoista da parte mia, ma sono felice di averti avuta per me per il tempo che ci è stato concesso. Va bene essere egoista. Con la nave da pirati, perché loro giocavano quando erano piccoli a fare i pirati. Questa cittadina è così piccola che non ha nemmeno un ufficio postale. Sembra uno di quei posti in cui ti aspetteresti di trovare, boh, tipo il cucchiaio più grande del mondo. Invece ci sono solo un semaforo e un diner. E riesco a vedere il semaforo dal diner. Io che pensavo che Arcadia Bay fosse piccola. È una buona lezione di umiltà. Ho incrociato un gruppo di studenti universitari che erano stupiti di vedere la mia macchina fotografica. E alla fine ho fatto degli scatti molto belli. Però ho dato via la maggior parte delle foto. Una di loro ha provato a rimorchiarmi. Uno di loro ha provato a rimorchiarmi, credo, ma ho fatto finta di non notarlo. Avresti detto che non mi accorgo mai di niente, avresti avuto ragione. 15 maggio, questo diario è pieno di polvere, l'ho trovato dopo 2 giorni che lo stavo cercando, è quello che mi merito per essere così disordinata. La lettera della Caledon mi ha fatto pensare alle superiori, e mi hanno fatto pensare a te, e mi hanno fatto pensare a questo diario. Quando ho incontrato Yasmin Fayad alla mia esibizione a Boston, non sapevo che fosse la preside di una prestigiosa università di arti liberali. Sembrava solo una signora qualsiasi di mezza età che voleva diventare mia amica. Sulle informazioni dell'università, la residenza per gli artisti ospiti viene descritta come una casetta, ma è grande quanto 3 dei miei vecchi appartamenti messi insieme. Sarebbe un ottimo posto per invitare degli amici se ne avessi. 20 settembre. Immaginati la scena. Sono seduto nell'ufficio della preside Fayad. Il mio primo giorno di lavoro e arriva questa ragazza con dei jeans scoloriti e una giacca di Dolce & Gabbana. Mi saluta come se fossimo amiche da una vita. Allunga la mano sulla scrivania della preside e ruba le sue chiavi. Poi dice che prenderà la sua macchina e anche me. Siamo andati a mangiare un gelato nella Porsche di sua mamma. Ah sì, è la figlia di Jasmine. Safi Llewellyn Fayad, una studentessa qui alla Caledon. Dice che il Rocky Road è il gelato più buono del mondo. Mi ha detto anche che i jeans sono stati un esperimento che non è andato a buon fine. Ormai è passato un mese e adesso la vedo praticamente tutti i giorni. Siamo amiche, credo, e da un bel po' che non ne avevo una. Minchia, Max poi ha un destino giusto, mamma mia. Oddio, ma questa è la foto quando Max è stata ammanettata dal professore, cioè che la... Ho già detto che uno dei compiti dell'artista ospite della Caledon è di tenere dei seminari?
cioè insegno degli studenti che vengono da me per imparare, io in un'aula con delle slide. Ho provato a dire a Yasmin che non ho mai insegnato in vita mia, ma cos'altro dovevo dire? Scusi, il mio unico corso di fotografia è durato 2 mesi durante l'ultimo anno delle superiori e avevo una cotta per il professore che poi si è rivelato essere un maniaco pazzo, un assassino che mi ha chiuso a chiave nel suo bunker segreto. È impossibile pensare a un programma senza pensare anche a Jefferson. Nonostante tutto sembra che i miei seminari piacciono. Ci sono un paio di studenti in particolare che hanno un sacco di potenziale. È questo che si prova a insegnare? Raffi cerca sempre di incoraggiarmi a fare cose da persone normali e oggi ha avuto successo. Finalmente ho avuto una conversazione vera e propria con Amanda. È così facile parlare con lei e fa anche degli spettacoli di stand-up comedy di fronte a persone in carne e ossa. Ma non è questa donna. Raffi mi ha chiesto di te prima, ma ho schivato quella conversazione come si schiva un orso selvatico. Parlare dei morti è troppo deprimente. Sai che me lo chiederà di nuovo in futuro. E invece... Non di nuovo. Già. Tra l'altro, questa immagine così mi ricorda tanto Doki Doki Literature Club, quando appunto si leggevano quelle poesie tutte creepy. C'è una foto, tra l'altro, lì in mezzo. Not really up for dragging Amanda down traumatic memory lane. Best to get this out of sight. Oh, better clean those up too. Memorie di Arcadia Bay. Qui c'è la Polaroid. Looks like one of the previous artists in residence. Hai trovato tutte le foto del capitolo 1. Or a Neb hater like Sophie. Quindi ci sono i collezionabili da raccogliere. Metti a posto il divano in disordine. I don't think Panda needs to see a two-ply monument to my sadness today. Monumento alla tristezza a due veli. I fazzoletti che ha usato. Però non è che così hai sistemato più di tanto, eh. The premier journal for the discerning gorehound. As soon as I had a semi-permanent address, I renewed my subscription. Moses loves this. I promised I'd watch, but it's been 4 months and I don't have the heart to tell him I probably won't. Better get these tidied up too, before Amanda gets here. Legend has it Samson here is older than Hellerton itself. Scusa, e le foto queste le devo mettere forse nel muro là sopra, giusto? It may get panned as schlock, but the brain bucket saga is my break glass and Amanda might be down to watch a decapitated head in a bucket wreak havoc, but probably shouldn't assume. No. Amanda's at the door. I hope she isn't mad that I ignored her calls. Been more than a few days since I used this. Ma avevo le foto addosso. I'm not exactly in a picture-taking frame of mind. Non le posso posare le foto perché le dovrei mettere qua. Ecco, aggiungi le foto di Arcadia Bay. Maybe putting these memories up will make it hurt less. Or maybe I'm just a masochist. Ok, ora posso aprire la porta. Hey, Amanda. Welcome to hell. Oh, honey. We're doing dramatic goth kid grief. Le ha portato le polpette, cosa le ha portato? Go big or go home, I always say. Ah, una focaccia, cos'è? She's really gone, Amanda. Sophie was here 2 days ago. And now... I know, Max. I know. Why would anybody want to... I mean, she was just...
God, how embarrassing. I'm falling apart right in front of you. Sorry for it. Don't you dare. You are hereby ordered to be nice to yourself. I'll begrudgingly admit, it is nice to see a friendly face. A friendly face. With food. Homegrown salad and homemade focaccia. Damn. Okay, then. I would have been happy with old Halloween candy and a Pop-Tart. Full disclosure, I don't exactly have the biggest of appetites right now. Really? Eating always makes me feel better. Never encountered a mood that couldn't be improved by demolishing an entire pizza solo. You just wait till I'm feeling better. I could eat you under the table. Wowzers. What? It's a common turn of phrase. You're the one making it dirty. I plead innocent. Oh, so you're just gonna tweet through it then? I won't be speaking further without my lawyer present. Almeno drammatizziamo un po'. You need to eat, Max. The stuff that makes you feel close to normal again is usually what you need the most. Che belli gli occhi di Max, mamma mia. Incredibile. Whoa. I haven't seen one of these since I was like 10. La fotocamera istantanea. I would have figured instant cameras were a professional photography no-no. È la stessa che aveva l'Arcadia Bay? Always have. So, I don't know. Tactile. Looking through the viewfinder, holding the photo in your hands, it feels more real. Another way to make you feel normal again? Taking a picture of your friend Amanda. I'm really not up for it, Amanda. Come on. I've never had my picture taken by anybody famous before. Shouldn't I be charging you for something like this, since I'm so famous and all? Name your price, Caulfield. I've got $20 in crumpled up singles and a Canadian quarter. Tempting. But let's call this one pro bono. That's what I'm talking about. I can't believe she's making me do this. How should I pose for Caledon's illustrious artist in residence? Vediamo se mi viene un altro colpo di mal di testa. La faccia di una persona che è riuscita a tirarmi su di morale con del cibo fatto in casa. Minchia, 104 mi piace subito così. Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi ha mai preparato qualcosa. Sono sua sorella. Ho preparato la colazione 3 giorni fa. La cosa migliore di lavorare al tartolo è vedere quella faccia. Se non hai ancora provato i Johnny Cake di mia cugina, non sai cosa ti perdi. Quando vuoi lavorare in cucina al tartolo, fammelo sapere, capo. How about another one? Different pose this time. Okay. Why not? Oh. Oh, shit. Sorry. It's Sophie's mom. Just a sec, okay? Hi, Yasmin. Hi. Hi, Maxine. How are you holding up? There's no graceful way to answer that question. Not without lying.
Have you ever dealt with loss like this? Però effettivamente non è la stessa cosa di perdere una figlia. Nothing like what you've experienced. No. Inshallah, you never have to. I wanted to talk to you face to face, if possible. Doing this over the phone feels so... Of course. I can come by today. I'll be in my office all day. Just let Vin know when you arrive. Probabilmente lei se ne andrà da un po'. Everything okay? Not sure. I need to head to campus to meet with her. I can't thank you enough for coming by, Amanda. Psh, it's what you do. This is the one thing that brightened your mood today. Aside from me. Come on. Quindi posso fare le foto anche I'll qua. Walk with you. Sa se qua la scena... Chissà se quella scena cambiava e io appunto avessi detto a lei che quello era un appuntamento e quindi magari si vedevano come una coppia, no? Magari un po' più di intimità. Yasmin's office is in the old administration building. Well, time to save these jokers burn down the turtle in my absence. Will I see you later? You know where to find me. Sarebbe scandalosa questa cosa. Sarebbe decisamente scandalosa. Better head to the admin building. Yasmin's expecting me. Vabbè, ma qua ci saranno un sacco di cose che dovrò guardare in giro. Saranno foto che posso fare. Interazioni probabilmente. Vedi, qui c'è foto romantica. So, how'd you two meet? The dating apps? The produce aisle? Mappa del campus. E sicuramente si scoprirà che poi, cioè, l'omicida sarà una cosa incredibile. Hang in there, e la storia dietro sarà pazzesca, perché comunque in tutti Life is Strange ci sono stati colpi di scena di quelli pazzeschi, di quelli incredibili. Maya Okada. I wonder who she was. Maybe they'll plant a tree for Sophie too. Le ciliegie prodotte da quest'albero, conosciuto anche come Sakura, non sono commestibili, ma producono dei meravigliosi fiori rosa. Solitamente questi fioriscono da marzo ad aprile nell'emisfero nord. Il fiore di ciliegie è il fiore nazionale del Giappone. Legend says that if you give Facebox Man a little smooch, he gets 7 years of good luck. Minchia. Me lo limono duro allora. Per avere 7 anni di fortuna. I used to hate this statue. Down with the patriarchy and everything. But it's a memorial to Sophie now. The thing is, Thomas, pondering what might be. Una scuola che insegna arte senza scienza o scienza senza arte può offrire solo delle mezze verità. Così come l'oscurità non può essere compresa senza essere stati abbagliati dalla luce. Non è possibile accedere alla complessità di ciò che è senza prima riflettere su ciò che potrebbe essere.
Thomas Caledon Jr., quindi l'università ha preso il nome di Thomas Caledon. Just when you thought the online tests were behind us. Accedere al portale degli studenti per altre informazioni. Hello, Mr. Counselor. Would you like me to start with my time travel trauma, or should we dive right into finding my friend dead in the snow? Una morte al campus può essere traumatizzante, paurosa e isolante. L'Università di Caledon ha degli psicologi che possono aiutare. Poi tra l'altro è anche abbastanza strana sta cosa, perché... No turtle for me. It'll look bad if Yasmin finds putting her off. Abbastanza recentemente anch'io ho perso un conoscente. All been so scary, you know? That's exactly why I'm here, to help. That's Loretta something. Seen her in a few of my workshops. Journalism major, I think. Doesn't look like she's getting the scoop she wanted. Extra security. So why don't I feel any safer? Sorry, I'm not at liberty. Facoltà di arte e letteratura. Ah, ma posso entrare anche nella facoltà? Oddio. Have you been on the force long? About 5 years. She's gone. This feels so surreal. Stare nella facoltà? Entrare. Oddio, siamo a Hogwarts. I'll head over to admin to see Yasmin soon. Nuovo posto sul... It's really nice to have something small. Artù e cavalieri della tavola rotonda. Uomini, cavalcheremo all'alba. Cavalieri, vive il re. Re Artù, apri gli occhi a letto, è pieno giorno. Ok, allora cavalcheremo alle 10:30. Cavalcheremo quando cavalcheremo. Qua si va dall'amministrazione oppure si entra amministrazione. It's a shame. I was so looking forward to being terrorized by Saint Nick's shriveled mutant sidekick. Era la festa. Is that a penguin head in the spokes? Qua non posso uscire. Più che altro c'era quell'altra zona che volevo vedere. Cosa da prendere? No. I should go to the admin. Thanks for nothing, Caledon Campus Security. Too little, too late. Conformità alle norme federali sulla divulgazione di informazioni, l'università comunica che è stato commesso un crimine violento. La studentessa è stata trovata morta, vittima di un colpo d'arma da fuoco. And I thought Amanda couldn't get any cuter. If I can break into a bowling alley, I'm sure these chuckle fucks can bypass a dorm lock. Abbiamo ricevuto varie segnalazioni di furti a Lakeport. Preghiamo di fare attenzione e di assicurarvi di chiudere a chiave tutte le porte e finestre. E tra l'altro tutte queste informazioni che si leggono nelle pareti, nelle bacheche, in realtà potrebbero tornare utili. E è questa la cosa di Life is Strange particolare, che tutto quello che tu hai attorno potrebbe essere importante per il futuro. Not sure I'd leave my stuff lying around like this. Scusa, addirittura? Oh, Loretta must have left this to finish uploading. Damn. Girl's got a lot of fans. Ma Loretta era quella che parlava col poliziotto. What's that saying? If you're going through hell, keep going. Max Caulfield. Della sua. Took this right after I left Arcadia Bay. I think that's the most alone. 1995. The Sky Cat attacks.
Bel caffè. Hey, black coffee? Sure thing. Ah, qui c'è la parte dove lei ora si mette a meditare. Vediamo se dice qualcosa. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. I haven't stayed in one place this long since... Well, it's been a while. I almost forgot what belonging feels like. And now... this. Now Sophie. I should have known better than to hope things would be different. Sometimes, it feels like I'm cursed. Like, no matter how fast and far I run, the past is still gonna find me. Max Caulfield, camminare con i fantasmi. Quella però non l'ho vista, quella foto. Abbiamo bevuti il caffettino. About the murder? Whoa! Who said anything about murder? The email said there was a death. I heard he was wounded. Not only does it look like Amanda, they even got her hair buns. May we all one day aspire to be as happy as a burgeoning goth kid with his first skull balloon. Amazing. Like most places, Lake... Sarah Bayard, membro della tribù, della nazione, stato per nuove opere di tecniche viste. I'll bet they've got quite an eye for photography. Three of them, even. You know, despite that art prankster at large, I think this one is actually right side up. Era qui il camminare con i fantasmi di Max Caulfield. Qual era questo? Targa della fiera. Sophie told me to look at this whenever I feel like an imposter. To remind me. Una passeggiata con i fantasmi. Dopo aver ricevuto la sua prima macchina fotografica, quando aveva 6 anni, Maxine Caulfield ha cercato di fotografare una vita che schiva le spiegazioni. Dal recente inferno verde, dalla recessione del nord-ovest del Pacifico, fino alle 3 desolate industriali della Rust Belt, ha restituito il significato a luoghi vuoti, dando luce sui problemi della gente attuale che vive sul confine del cambiamento. Vincitrice di un premio internazionale di fotografia e di una borsa di studio nel National Geographic, attualmente è artista ospite Hannah Helton dell'Università Caledon. Oh, I can't even look at this right now. My old stuff is just... Ok, possiamo uscire, anche perché io volevo andare a vedere se c'era qualcos'altro là fuori. E poi entriamo nell'amministrazione. Perché c'era ancora quell'altro corridoio da guardare da quel lato. Tanto penso che ormai il capitolo 1 stia per finire. Se finisce quel capitolo 1 stacchiamo, così faccio un capitolo alla volta che... è lo stesso regime che ho utilizzato anche per gli altri Life is Strange. Un capitolo a live e siamo a posto. These damn things are all over campus, except where Sophie actually needed one. Manifesto del funerale. Sophie's murder brought the whole campus to a standstill. Vediamo la cappella torna il 16 dicembre alle 19 per rendere omaggio alla nostra compagna molto amata. Quindi qui si entra in amministrazione. Qua invece dove si entra? Cosa c'è tra l'altro? Oddio. Damn it! Blow me, box! Reggie? I wonder what's got Reggie so pissed off. Faccio dei graffiti. So naked. Whoa! Very Hellraiser. I wonder what's inside. Buonanotte ragazzi. Buonanotte a chi va.
Tanto non c'è nessuno ormai, quindi. Tu come stai? Hai saltato il mio laboratorio. Cos'è questa scatola? Are you holding up okay? Me? I don't know. I didn't really know Safi. Seems kind of weird to be fucked up about it. Seems like there's a butt coming. I mean, I guess I'm fucked up about it anyways. It kind of seems like the whole campus is. So, what's this about? It's an Abraxas puzzle box. It's got goodies inside, but only for those who can open it. Aren't you a member? Why all the arcane bullshit? Sorry. Society secret. I can tell you that it's meant to test a key Abraxas virtue. The eye for detail. Whatever the hell that means. You want to give it a shot? Allora, tieni premuto per restringere l'inquadratura, ok. Allora, è l'uccello al centro, il sole, il calice. Allora, occhio, statua del fondatore. This is supposed to be that statue over there, right? The founder statue? Yeah, I think so. Where's his other bird? There should be two. Huh? Oh, I didn't even notice that. An eye for detail, huh? An eye for detail, huh? E sporca lì. Maybe this is supposed to be Thomas Caledon's missing crow. Is that wax around it? Hey, do you have a lighter? Yeah. Why? What are you thinking? Observe. Whoa. No shit. And? A open. Second test. Of course. Oh, hell no. It's your headache now. Are you sure? Really. Good riddance. Ah, oh, se l'è conservata. I missed you in workshop last week. I'm trying not to take it personally. Yeah. You saw my last shoot. It was dog shit. It was rough, but it was honest. You're a natural, whether you like it or not. You think so? Shit. I've never been a natural before. All right. Catch you later, Reggie. I still need to meet with Yasmin. Can't put it off forever. Scusa, ma adesso io ho preso il cubo. Il cubo come lo devo utilizzare? Io. Forse posso infiltrarmi nella società, no? Col fatto che ho il cubo, tipo. This kind of art isn't really my thing. Unless it's the subject of a photo. Ma devo fare la foto? No. Ma da qua non si può entrare, ok. Va bene, allora. Yasmin sounded like she really wanted to talk. Amministrazione. Secondo me è probabile che Yasmin ora gli dica che se ne va.
E non credo che resterà lì dove è morta sua figlia. La vedo difficile come cosa. Nuovo posto su Crosstalk. Ok. Yasmin's office is down the hall. Prendo qualcosa di molto personale, ma la cosa mi terrorizza. Vale la pena finirla? Certo che sì. Zitto, la tua opinione la so già. Te l'ho già detto, la poesia non è su di te. Appari anche tu, ma non è su di te. Madonna, pensavo questo parlasse di suicidarsi. Anche se, cioè, io pensavo sto scrivendo qualcosa di molto personale, inteso come messaggio molto personale, ma la cosa mi terrorizza, vale la pena finirla? Cioè, la domanda è, vale la pena finirla? Io leggo soltanto quella. Quel tizio può andare a fanculo. Non se ti rovina la media. A me importa di più che sia qualcosa di personale. Lo dice adesso. E pensavo, sto scrivendo qualcosa di molto personale, no? Cioè, tipo, nel senso, vi sto comunicando qualcosa di personale. Scriviamo qualcosa per Saffi. Dedichiamole un messaggio. Penso che sia la cosa migliore. Abbiamo passato tanto tempo insieme. Who is this for, anyway? What I want to say is between me and Sophie. Non abbiamo avuto così tanto tempo per stare insieme, ma sei comunque riuscito a farmi cambiare come artista e come persona. Grazie per l'amicizia e per tutti i ricordi. Con affetto, Max. Ah, vedi, qui c'è l'amministrazione. Io prima voglio andare a vedere qua cosa c'è. Must have been a pretty penny in the middle of Vermont winter. Guess everyone's too literary for YA these days. Cowards. You know, Gretch, it's okay to be sad. You don't have to never met the woman herself, but her bust una della prima classe like mista dell'università somehow. Caledon. Gretchen fondò la Lega per l'uguaglianza delle donne della Caledon. Va bene. Classico messaggio di inclusività. Love a good fireplace. Love modern heating even more. I hate to ask, but these are all by current or former faculty? Now I feel like a slacker. C'è un'altra, hanno qualcuno per due. Nothing makes you feel alone like a chair made for two. Se fosse un altro momento zen. Maya Okada. Her name was on the plaque for that tree outside. I wonder who she was. Quali sono i libri della facoltà? Qua cosa abbiamo? Della posta. La lasciate così, sguarnita. E si può uscire? Ah sì, facoltà di arte e letteratura. Va bene, possiamo andare. Vediamo che succede. Really giving me expensive car dealership vibes. Even waiting for Yasmin is a luxury experience. Yasmin keeps her own cover issue in her office waiting room. A real girl boss move. Howdy, Vin. Howdy. Let me guess. She texted you to come see her. Quindi? I keep telling her to send all comms through me, but sometimes she goes rogue.
How dare she use her phone without your permission? You think this is an easy gig? Kahuna's got a social calendar like a TikTok influencer. I'm sorry. Kahuna? That's borderline adorable. Listen. I'm really sorry about Safi. Thanks. Me too. She and I had our issues, but she was an amazing person, and we're all gonna miss her. Issues? What could the two of you have to fight about? I got between Safi and her mom constantly. Could you blame her for hating my ass? It's good you're here. She's about like you'd guess. I don't know what I can do. Are you kidding? She's obsessed with you. I'm a little jealous, actually. See, I only like favoritism when I'm the one who's favored. Why does that not surprise me? Well, she's got somebody with her now, so it'll be a few. Or if you're dying for stimulation, con qualcun altro. I've got a package waiting for me down the hall. You're welcome to get it for me. Does your beneficence know no bounds? Fuck! You gotta be kidding me. Sounds like someone else needs my help. Good luck. Have fun. Quindi non posso sedermi, non posso scegliere. Aiuta Vini con il suo parchetto, parla con Gwen. No, non mi posso sedere. Pensavo potessi scegliere, perché magari sedendomi potevo ascoltare quello che diceva. Che diceva la mamma di Safi nel muro, cioè nella stanza. Gwen? All good? Max. È trans, mi sa questa. So, I'm a hugger. Are you a hugger? World champion hugger, as a matter of fact. Bring it in. God, I didn't realize how bad I needed that. I couldn't just stand there. You looked like you were walking around in a trance. That's pretty much how I feel. Is there anything you need or that I can do for you? Actually, I was hoping to give you a hand. You sounded like you could use it. Oh, right. I came in here to pick up a book, but lo and behold, some genius locked it up. Oh, hey, you're like the, breaking and entering queen, right? Mm-hmm. Think you can get past this lock? So that's what everybody thinks of me? The home invader? Bad reputation, twins. Boom. Bad reputation, twins. This copy might be locked in the case, but it looks like I can grab Gwen another one from the library. Espandi i tuoi orizzonti, l'acclamata saggista del web. Una serie di schede esclusiva, mescolo ricordi e finzione. Cercami sullo scaffale numero 12. Scaffale numero 12. Qual è lo scaffale numero 12? Eccolo. Non potevo andarci da solo. Everyone, students, faculty, staff,
would... Yeah. Gwen? I found another copy of your book in the stacks. Will that work instead? Oh, thanks, Max. It's just, well, it's just the one in the case is a 10th anniversary edition. It has a new introduction from the author. Hey, you need the one in the case? You got it. Expensive display, cheap lock. You love to see it. Anything skinny and curved ought to do the trick. Think it's in your wheelhouse? Vabbè, sicuramente devo trovare qua. I just need to find the right tool. Ecco, no, le forbici. La posta è dove c'è il pacco di cose. This must have the package Vin was worried about. I could bring it to him. Ecco, intanto lo prendiamo. Aha. Lo conosco in realtà sto film. Ma solo le forbici? Scusa, lei ha detto che mi serve un oggetto lungo. Those are too thick to pick that lock in the library. Is it weird that I know that at a glance? Ah, vuoi vedere che forse devo andare alla facoltà di lettere a trovare questo oggetto? Che qua mi sa che non ce n'è. La scrivania sua e magari qualcosa. Il pacchetto glielo do dopo, prima che poi col pacchetto. Caio c'è. Skinny and curved. That's actually kind of perfect. Ecco, vedi il cucchiaio. Oddio, col cucchiaio grosso, però effettivamente non so cosa riesce a fare, però. È troppo grosso. Hold on now. You might feel a slight pinch. Holy shit! You did it! You're a lifesaver. Yeah, I probably should have figured that out myself. But hey, what can you do? We're all a touch fucked at the moment. I hope the book was worth all that trouble. What is it? Oh, it's an old mystery novel. It's the author's debut, actually. Kind of random, I know. Did Safi ever tell you about the manuscript she was working on? Quindi, vedi, forse questo era il segreto che avrei dovuto scoprire da Safi. She was happy about something, but she wouldn't tell us what it was. Typical Safi. Yeah, God, that girl and her fucking secrets. Thanks again for the help. And don't be a stranger, okay? My door is always open. Thanks. You too. Quindi ecco qual era il segreto. Probabilmente lei stava lavorando al manoscritto e forse stava litigando perché non glielo pubblicavano. Perché magari lei aveva lavorato e quindi poi alla fine l'editore non glielo voleva pubblicare. Allora forse ci sono stati cazzi. Ma il pacchetto. Ah. Hey Max. Moses, I... Yasmin's waiting for you. Are you okay? I've been... Can it wait? I'm like... a husk right now. I need a minute. Yeah, sure. Meet me in the Fab Cafe. Grab a hot chocolate and... I'll find you when I'm done. I can do that. Ha pure gli occhiali storti. Ma devo dare il pacchetto. I am telling you to do your job. You're a parent, Chief Banks. Surely you...
Of course. Yes? Please, anything you learn. Yes. Goodbye. That was the Lakeport police chief. Overconfident and underqualified. Sounds like the cops aren't being very helpful. Can't say I'm surprised. Yes. Well, they're the only thing at my disposal. Let me ask you something. Be honest with me. Safi and I weren't always so close. Things used to be difficult. Did she tell you that? No, but family is always complicated, isn't it? Who has a perfect relationship with their mom? Well, not Safi. Not always. So, what's your question? Despite everything they have found, the police have still not ruled out suicide as the cause of death. Addirittura il suicidio? E si spara qui per suicidarsi? You and Safia were friends. She told you things she wouldn't tell me. Vuoi suicidare, ti spari in testa. Reason to think she may have taken her own life? Ti spari sul petto. Però lei non mi ha mai detto robe riguardante il suicidio. Oh. Ciao, Sakina. Tutto bene, veramente mi sta prendendo questo Life is Strange. Non mi ha mai dato possibilità di pensare a qualcosa come il suicidio. Non c'entra. Era arrabbiata, ma non credo. Sophie avrà delle conseguenze. Hurt herself or anybody else. It's not who she is. That's what I believe as well. But sometimes, the people closest to us are capable of hiding their own pain. She was fine the last I saw her. She was excited about the future. Stava scrivendo anche il manoscritto. That's how I would choose to remember her. Happy and hopeful. I'm sorry. I wish I could have done more. You've done enough, Maxine. Thank you. Anche tra l'altro poi ci sono ste scelte che te le mettono e dopo ti dicono questa scelta avrà una ripercussione. Cioè, ma porca miseria. Oh, before you go, we need a picture of Safia for the memorial materials. Would you mind taking a look and choosing your favorite? Sure. Ah, addirittura. Pick one photo to capture Safi? That's a tough ask. I've been awaiting your call. Signed Yasmin. I had no idea she painted. It's not terrible, but it's a good thing she kept her day job. Mamma mia. È molto bello in realtà questo Life is Strange. Parte leggermente lento, come sempre. Però Yasmin was so proud of Safi. Appena comincia ti inizia a prendere come al solito, perché poi sono tutte cose che piano piano inizi a vedere, capire. Poi ci sono tanti riferimenti al primo Life is Strange, quindi se non hai giocato il primo Life is Strange è un po', diciamo, come dire,
È come se fosse, non dico un sequel del primo, però ci sono tanti riferimenti al primo Life is Strange, quindi se non hai giocato il primo Life is Strange ci sono cose che non capisci e che non puoi vedere. E quindi se si vuole giocare questo si deve assolutamente recuperare il primo. Copie di merda, agosto-ottobre, abbiamo messo a letto le stelle. Ok, queste saranno le poesie di Afi. Foto. From what I've heard about Krampus, this must have been taken at the beginning of the night. Vabbè, hai giocato i migliori. Perché se hai giocato il primo, True Colors e Before the Storm, hai giocato i migliori. Il 2 a me è piaciuto, damn, però... Damn, Yasmin. And I barely finished my GED. Il 2 così e così. Non mi ha dato gli stessi feeling... Yasmin is following the case really closely. Del primo. Too bad they haven't found anything. True Colors è quello che ci si è avvicinato di più, però. True Colors è stato uno dei di quelli che si è avvicinato di più alle stesse emozioni che ho provato col primo Life is Strange. Il 2 invece non mi ha preso tantissimo. Le foto. Sophie loved lazy Sunday afternoons. Il primo resta incredibile. Sophie knew how to be serious when she needed to, but she was just such a dork. Whenever she spoke, you just couldn't help but want to listen. Una foto per il funerale. Probabilmente questa è quella che sceglierei. Dove appunto è ritratta nella sua normalità. Okay. Sophie was the most thoughtful person I ever knew. This is the one. Well, I did the best I could. Guess I should go find Moses. Parla ancora al telefono. Posso andare. Io dovrei consegnare il pacchetto al tizio lì. Ok, aiuta Vino con il suo pacchetto. He's waiting for me in the fab. Here you go. Saved you the trip. What's this? Don't tell me we're becoming friends. Oh no, posso flirtare con lui? Oh. All right, settle down. You just caught me in a generous mood. All right. What do you want? What do I want? Non sei per niente il mio tipo. Sure. Nothing's free. At least, not if you're smart. So, what do you want? Nothing now, but you'll owe me. One favor. Delivered on demand. You drive a hard bargain, Caulfield. But I like it. You're full of surprises. Ok, così abbiamo... Hai recuperato il pacchetto di Vin. Non tirarmi il pacco. Ah, quindi potevo anche non consegnarglielo. Potevo anche decidere di non consegnarglielo e... praticamente fare finta di niente. Oppure se non gliel'avessi consegnato mi sarebbe rimasto a me? Non credo che mi avrebbe fatto fare una cosa del genere il gioco. E una volta che prendi il pacchetto lo consegni. Lo fa consegnare per forza, quindi... Però sarebbe stato interessante se vedere se... l'avessi potuto tenere in un modo o nell'altro. I wonder if Moses has gotten his hot chocolate yet. Ah, vedi, lì c'è l'altra insegnante. I told you, don't contact me on this phone. And text only, no calls. This sounds interesting. Well, I'm sure the police know that already, even if... I understand that, but did they find anything? Interesting call?
Loretta! Jeez! You scared the hell out of me. Did you need something? Need? Nah, I was just curious about Dr. Hunter's phone call. Seems I'm not the only one. Wow. Caught in the act. I swear I used to be better at this kind of thing. Did you? That sounds like a story I should hear. Well, since you're not busy, maybe you could help me out, you know? One snoop to another. I'm not, Just hold on. Let me relocate. What can I do for you? You could give me a quick soundbite for my podcast. Not Alex. Il tuo podcast? Your true crime show? That's a little bit of a loaded term. I just think people deserve to know the truth. Bene, aiutiamo. I guess that's fine. What do you need? Just for background, you were close friends with Safi, Llewellyn, and Fayette. Oh. Yeah, we were friends. Is it true she used school resources for personal purposes and that her mother turned a blind eye? I'm not gonna help you smear Safi. If you're not into it, I'll just go interview Dr. Hunter instead. I'm sure we'd have a lot to talk about. Ah, minchia. Cioè, lei mi sta ricattando col fatto che io rigliavo alla sua telefonata. Però risponde alle sue domande. Che domande potrebbe fare? È un casino questo. Però se posso rispondere io... Cioè, una volta che rispondo io, non è detto che lei non vada comunque dalla professoressa e le dica effettivamente quello che... potrebbe anche... Sì, potrebbe tranquillamente essere un bluff. Anche perché comunque anche io potrei dire che lei era interessata alla sua telefonata. È un bluff. You're bluffing. You were trying to listen in too. You said so yourself. Oh, shit. Hi, Professor. I just thought you might want to know that Miss Caulfield's been listening to your calls. Loretta, I don't know how you have time to be a snitch when you still owe me revisions. Beat it. Che puttana. What a little shit. But she's not a liar. Anything you want to tell me, Max? I'm sorry. I was being nosy. I don't know why. Probably just paranoid. You think? Jesus, Max. Get your shit together. You know, I really thought we were cool. Just stay out of my way. Fantastic. Anything else want to go wrong today? Might as well pack it all in at once. Va bene, lei comunque sia lo sapeva che... Io apri? Gwen did just tell me to stay out of her way. Does that mean she really is up to something? Posso entrare? Damn it, she just locked this. If I could just... No, even if I could rewind, that shit's behind me now. Madonna, se me lo poteva far fare. Però il suo potere non sarà più quello del riavvolgere il tempo. Rose? Posso prendere la rosa?
these are pretty extra, but I think Sophie would have appreciated that. Quindi tecnicamente la dovrei andare a mettere nel... Dovrei andare a mettere nel memoriale di Saffi? Però questo qua o quello di fuori? Ce n'erano due memoriali. Forse quello di fuori. Vedi qui... Perché qua... I should talk to Moses. Sì, lo so. Perché io qua in realtà ho scritto la dedica. Quindi non credo di dover mettere il fiore qua. Esatto. Vediamo se invece in quello fuori. Forse in quello fuori posso mettere il fiore. Perché qui ho scritto la dedica e là fuori invece posso posare il fiore. Però effettivamente non me lo dà come... Non me lo dà come oggetto utilizzabile il fiore. L'ha preso e basta. E infatti me lo fa mettere. Niente, come non detto. I wonder if Moses has gotten his hot chocolate yet. Andiamo a vedere sta cioccolata calda. I don't even know where to start. Hey, I'm sorry I didn't return your texts or call you. I should have. I get why you didn't. Really. And I'm sorry too. Probably should have given you some space. Listen, the last few days have been hell, but we're both here now, and we're going to get through. I keep replaying it in my head. Could we have done something? Gotten there sooner, or called her when she didn't come back. Why didn't one of us go with her, Max? Why did we let her walk off alone like that? Don't torture yourself. We can't change any of it. What if I can't do this, Max? You can't. Neither of us can. Not alone. But the next time you need me, I'll be there. I swear it. E certo, non è semplice. Sophie weighs heavily on us today. Ah, questo è il professore. In fact, my best-selling novel speaks to this precise moment. Fa sempre la marchetta questa. Sophie disliked my book, ironically, but sales don't lie. And being remembered for one's words is a kind of immortality. Grief is fleeting. But words... Words are deathless. They endure. I want to honor Sophie Llewellyn and pay tribute to her unique voice. Hence why we're holding class on the quad today. Is that Lucas? Caminero, head of the lit department. God, what a pretentious creep. Sophie hated his guts.
fond memories of Sophie? Or a particularly impactful class he took with her? I don't give a shit what Lucas does. You shouldn't either. It just bugs me seeing him up there, basking in everybody's sadness. Sophie never found the audience that so few of us enjoy. It's up to us to keep her fire burning. Tell me that shutting him up won't make me feel better. It won't. But I wouldn't blame you for trying it anyway. I'll find you later. I can't watch this. Dio, lo posso affrontare? Lucas gets under my skin. I could try to shut him up. Or I could just stay out of it and go keep Moses company. Addirittura. Non credo che mi dimenticherò facilmente di come ha provato a mettermi in imbarazzo davanti alla dottoressa Hunter, Caulfield. Eccoci qua. Abbiamo un'altra vittoria. È una minaccia? Non sia mai. Stavo solo scrivendo un commento in nuovo su quanto è buona la mia memoria. Salvata in corner. Grazie di aver essere occupato del mio pacchetto. Nelle mani sbagliate può finire molto male. Il tuo pacchetto? Te lo chiami così piccolo? Lirta. Oh, rispondi da amica. I cazzi. E che flirta con sto coglione. Double entendres can't be his whole personality. Immagina di fare qualcosa per qualcuno senza chiedere niente in cambio. Io non riesco nemmeno a concepirlo. Avete visto dei criptidi nei dintorni del punto panoramico? Ho sentito delle storie che mi hanno fatto pensare. Dovremmo collaborare. Consola Moses. Messaggio da... Ah, vabbè, Vin l'ho letto. Ok. Beyond the overgrown grass and the fallen bird's nest. It peels back the bitter cold. Effacing. And I feel a forgotten hope. Seems kinda, you know, December in Vermont for a field trip. Mr. Colmenero said we needed to commemorate the loss of one of our own. Can't you commemorate inside, where it's warm? You'd think, but... Permission to speak freely? Permission granted. Professor C wants the whole campus to see how torn up he is. It's all a big show. Truly. Whomst among us has suffered as he has? Oh, shoot. I didn't even think. You and Sophie... How are you holding up? Beh, probabilmente quello che direi io è che non voglio parlarne. I'll leave the eulogies to Mr. Colmenero. Max, good to see you. Madonna, ne stai approfittando per farti pubblicità. Madonna. No. I'm not sure Sophie would want you to give kids frostbite on her behalf. Sometimes it's easier to process grief as a community. Oh, is that what you're doing? You were close with Sophie too, weren't you? Anything you'd like to say? Se la sta rigirando. Però se potessi dire qualcosa, probabilmente potrei dire le cose che voleva dire veramente Sophie.
Vediamo al contrario. Yeah. I think I could share a thing or two. Ecco, adesso gli dice: I knew Sophie well. And this would have been a total nightmare for her. The self-seriousness of it all would have made her skin crawl. She would have stood there and made the dumbest faces you've ever seen just to get me to laugh. The fact that she isn't here right now to fuck with us, it's not fair. Enough of this. I should see how Moses is doing. I'd like to open this up to anyone else who wants to say anything. It can be anything. Fond memories of Sophie, or a particularly impactful class you took with her. Allora lui non può fare più niente. Agente. Vabbè. Moses ora dove è andato? Forse è andato al Turtle? Ah no, forse è là, è seduto lì. No, non è lui Moses. Sì, eccolo. So, did it make you feel better? Shutting him up? Honestly, kinda. In a stomping on your Barbies while pretending to be Godzilla kind of way. You know that's not a universal childhood experience, right? Well, maybe it should be. Hey, I have a question about Sophie. Okay. How did you guys meet anyway? I never asked. It's not much of a story. I came to Caledon late, mid-year. Sophie was assigned to give me the big, shiny grad student tour. I think she saw it as a chore. Doesn't Yasmin have a VIN for that? Exactly. But then she saw this bracelet I got in Kyoto. A little cherry blossom. I've always liked that bracelet. Yeah, yeah, più padre, she just finished a poem called Hanami. It means watching blossoms in Japanese. I haven't thought about that in a while. What's the deal with this bench? You two used to sit here all the time. Oh, yeah. Guess we did, huh? This was our lunch bench when we were both teaching summer school. For someone so chatty, she really got the appeal of comfortable silence, you know? Hey, Max. Yeah. I'm gonna use present tense for just a little longer. I'm not ready for Sophie to be a was yet. Oddio. Non è bello dirglielo, devo accettarlo. Però potrebbe essere la cosa migliore da un certo punto di vista. I don't think I can pretend she's still here. That what happened didn't happen. Neither option seems tenable, does it? Okay. I think I might need a little alone time. Probably just as well. I gotta get over to the observatory anyway. You'll text if you need anything? Yeah. Promise. You too. Yeah?
No, sta musica in sottofondo molto... No, no. You want to go in aggressive with the red deck. Hit hard and don't let up. Blue's more tactical. Moses? Vedi le due linee temporali. It's not rock, paper, scissors. Any color deck can beat any other with the right cards. Yeah. Anytime. Later. What the hell was that? Where's that other Moses? How do I bring him back? Premi E per usare la percezione e trovare l'altro Moses. Oddio. I come in peace. Declare your allegiance. Come on, Diamond. Seriously? Conscientious objector. That's what they all say. I'm unarmed, okay? Just want to get out of Coco. That's it. Snowballs down. Let the observer pass. What is going on? What am I seeing? Better keep following Moses until I figure it out. Where is that other Moses going? Gotta keep following that other Moses. I need to figure out what's going on. Quindi se abbiamo un Moses che soffre in nella nostra linea temporale, nell'altra forse c'è un Moses che non soffre. E che probabilmente Safi non è morta. Where is that other Moses going? E comunque se fosse un'altra linea temporale, in quell'altra linea temporale tecnicamente Safi dovrebbe essere viva. What are you doing out here? Your final's in five minutes. Vedi? I'm not the one taking it. It's time for our Coco. Safi? You're hopeless. These poor kids pay tuition. Hey, I have a 5-star rating on TeachRate. I can't believe Max would stand me up. You were supposed to have lunch with the turtles. This is happening. This is real. Probably afraid you'll charge the whole thing to a car. Oh my god, dude. Go. Too cold for this. That really was Safi. I think I have to get to her. Trovo un modo per parlare con Safi. Telefono? If she could just hear me like I can hear her. Safi! I'm right here! Right in front of you!
Fuck it. I got pizza rolls in my office. Ho cambiato linea temporale. Jeez, there you are. Thought I was gonna freeze to death. E qua c'è la fine del primo capitolo. Ok, così poi possiamo fare il prossimo la prossima volta. Ecco, vedi, qua c'è la classica cosa delle scelte che è bellissima. Io l'adoro questa roba. Cosa è successo a Chloe? Il 56% ha detto che Chloe è viva. Mentre io invece nella mia run l'ho uccisa. Cioè, nel senso, l'ho sacrificata, quindi... sono rimasto coerente. Gli abitanti di Arcadia Bay sono tornati lentamente alla normalità, ma per te è stato difficile. Infatti la mamma di Chloe ha aperto, diciamo, quella cosa di cucina. Amanda, hai chiesto ad Amanda di uscire insieme da amiche o per un appuntamento? Cosa tra amiche? 72% appuntamento. Amanda è delusa, ma è felice di poter contare sulla tua amicizia. Ah, ecco, quindi qua mi stanno praticamente mettendo la conseguenza delle mie scelte. Bella questa cosa. Loretta, hai accettato di farti intervistare da Loretta o le hai detto che sta bluffando? 75% le hai detto... Vabbè, è anche vero che queste percentuali saranno un po' sfalsate, perché il gioco è uscito oggi, quindi... non so quante persone effettivamente ci stanno giocando e quante ci avranno giocato. Quindi potrebbero comunque essere delle percentuali un po' così. Quindi il 75% ha detto che sta bluffando. Loretta vuole vendetta per aver scoperto il suo bluff. Quindi stava bluffando veramente. Però vuole vendetta, quindi qua devo stare attento. Luoghi abbandonati, 84%. Max adora i luoghi vuoti per il loro potenziale. Mascotte della sala da bowling. Max non ha rubato un peluche. Ah, oddio, potevo rubare il peluche. Rapporto con Chloe, 74%. Max e Chloe stavano insieme alle superiori. Vabbè, tutti gli hanno shippato Max e Chloe, ovviamente. Frase per rimorchiare, 46%. Max ha usato la frase per rimorchiare di Safi, con successo. Quindi era l'unica che funzionava, quella di Safi. 19%. Max ha usato la frase per rimorchiare di Reggie, senza successo. Max ha usato la sua frase per rimorchiare, senza successo. Invece l'unica che aveva successo era quella di Safi. Top. Artista ribelle, Max ha messo a posto tutti i quadri dello Snapping Turtle, il 55%. Poi alcuni e nessuno. Tazza preferita, il 52% ha scelto la tazza nerd e sporcacciona. Momento di riflessione sul tetto, Max si è fermato a riflettere sul tetto, 75%. Gioco del tappo, Max non ha vinto al gioco del tappo. Max ha vinto al gioco del tappo, Max ha vinto ma ha lasciato che Safi tenesse il suo segreto per sé. Quindi potevo scoprire il segreto, che vabbè l'abbiamo scoperto lo stesso poi, però potevamo scoprirlo subito. Parete delle foto, Max ha aggiunto le foto di Arcadia Bay alla sua parete delle foto. Ah, solo il 24%! Cazzo, non gli ho portato la cioccolata a Moses. È vero, gliela do. Certo, perché io gli ho detto vatti a prendere una cioccolata, ma lui non se l'è presa.
Momento di riflessione in caffetteria. Minchia, 50 e 50. Causa della morte di Safi. 91%. Max ha detto a Yasmini che Safi non si sarebbe mai tolta la vita. Minchia, 91%. Foto per il funerale. Max ha scelto la foto in cui Safi è pensierosa. 47%. Max ha scelto la foto in cui Safi è appassionata. Parlare al memoriale di Safi. 48%. Max ha parlato al presunto memoriale. Max si è rifiutata di parlare. Max non ha partecipato al presunto memoriale. Rompicapo dell'Abraxas. Ha risolto la prima parte del rompicapo. 91%. 1% non ha risolto il copricapo. 8% non ha trovato il copricapo. E il... vabbè, il copricapo, ciao. Il rompicapo. Interessante questa cosa. Io sono curioso di sapere quali sono le scelte inverse. Allora, se io avessi detto che Chloe è viva, Arcadia Bay sarebbe stata distrutta. Qui, vabbè, appuntamento. Lei ovviamente sarebbe invaghita. Qui, invece della vendetta, possibilmente Loretta poteva essere amica mia o comunque poteva aiutarmi. Va bene. Avremo modo di poterlo vedere poi la prossima volta. Ah, seleziona capitolo c'è addirittura. Anche qua ci sono 5 capitoli. Anche qua ci sono le... Ci sono 5 capitoli, come solitamente negli altri Life is Strange. Va bene. Posso staccare. Domani Unicorn Overlord e poi giovedì Final Fantasy 8. Adios.